Quelli è Rille. Allora ragazzi, ognuno tranca la sua parabola. Esatto. Alfini è uscito dalla diretta che era mezzogiorno qua. Sono delle No, non parlare. Buon pomeriggio a tutti, anzi buona serata perché sono le 6, è tendenzialmente orario di aperitivo questo per me, quello delle 18, orario in cui si è con spiedi sotto il tavolino con un bello spezzo davanti, quindi buonasera a tutti, tutti voi che siete già in chat e quelli che ci recupereranno dopo, spero stiate passando una buona domenica, saluto tutti quelli che sono qua con me e annuncio ingressi importanti in corso d'opera. Ciao Nicole! Ciao a tutti. Sotto Nicole c'è Michael. Ciao Michael. Ciao Virgi, ciao Nicole, ciao Mirko, ciao a tutti. Ciao a Mirko di Natale, ciao Mircone. Ciao Virgi, ciao, un saluto a tutti voi, è sempre un piacere a Nicole e Michael di ritrovarvi. Sì, ragazzi, oggi grande day after, intanto buon pomeriggio a Framaxi, buon pomeriggio a tutti gli amici, Black and White, Miccia Corta, Leo Beniamino, ci sono tutti in chat, ci sono già tutti. Ragazzi, oggi day after, ci ribecchiamo qua il giorno dopo il derby della Mole. Io prima ne parlavo nel backstage con Michael. Per me è stata una partita noiosissima, cioè, ok, a parte qualche... Un po' l'inizio. Sì, nel primo tempo che c'è stata qualche fiammata, no? Qualche azione offensiva anche condotta da noi con Chiesa, che per me ha fatto una gran partita. Poi nel secondo tempo, ragazzi, io ho visto veramente una partita di sofferenza, un patimento è stato. Ragazzi, io parto, facciamo prima un giro generale su quello che è stata la partita di ieri. Niki, che partita hai visto? Sì, come al solito purtroppo c'è poco da dire, no? Perché la Juve nelle ultime partite, a parte vabbè, quella di Coppa Italia, è una Juve noiosa, cioè una Juve spenta, e anche il derby non ha aiutato a riaccendere un po', no? Di grinta. Quindi secondo me la cosa che mi dispiace di più è questa, più che vabbè, gli errori tecnici che ci sono sempre, e questo lo sappiamo, è stata proprio la gestione, soprattutto nel secondo tempo, del pareggio, cioè sembrava che difendessimo lo 0-0. Questo per me è inaccettabile. E quindi, vabbè, le colpe poi sono un po' di tutti, no? Nel primo tempo più dei giocatori, forse, che si sono mangiati dei gol, e in primis devo citarlo, Dusan Vlahovic, questo sicuramente. Nel secondo, però, la colpa io la imputo soprattutto anche all'allenatore, come ha gestito i cambi, per me inspiegabili, a parte il Diz. E quindi insomma colpe generali, e purtroppo si arranca e si arrancherà fino alla fine, cioè io non vedo l'ora di raggiungere matematicamente quel quarto posto, quinto nel caso, però è bruttissimo ragionare in questo modo essendo la Juve, e basta, stagione è finita, speriamo un po' in Coppa Italia di prenderci qualche soddisfazione. Purtroppo è il terzo anno che ragioniamo un po' così. Mike, te ieri l'hai vista la partita, io ti chiedo un pochino che pareri hai avuto, no? Nel senso, nel corso della partita, cioè quali sono stati i pensieri che hai avuto? Devo dire che l'inizio, allora, noi è un anno che saltando qualche partita facciamo il prepartita, no? E ho pensato che forse avremmo avuto più da dire nel prepartita che in un eventuale post partita, visto quello che è successo. L'inizio comunque era stato promettente, insomma la Juventus è sempre questi pattern, no? Parte molto forte, anche contro la Fiorentina era partita molto forte, sono stati questi gol annullati per centimetri.
ieri Vlahovic ha sbagliato un gol incredibile, poi secondo me sul secondo invece è stato bravo barra fortunato Milinkovic Savic, ha avuto un'occasione anche Locatelli, dici beh questa è una partita in cui Torino come al solito è entrato con le gambe che tremano, terrorizzato, possiamo anche addirittura metterci a fare più di un gol. Secondo me poi a un certo punto, come contro la Fiorentina, non so se c'è stato un calo, non so se è una questione fisica o una questione di testa, però mi sembra che la Juventus abbia una mezz'oretta nel suo serbatoio, ecco. E quindi credo che sia uno stanco cammino verso poi la matematica, che io credo poi arriverà abbastanza presto, qualificazione in Champions League, considerando tra l'altro che adesso abbiamo anche quasi la certezza che le squadre saranno 5, io credo che un paio di partite, adesso vediamo cosa succederà a Cagliari, Cagliari sarà dura venerdì perché il Cagliari è in piena lotta salvezza, le squadre di lotta salvezza nelle ultime partite danno... Abbiamo visto, hanno battuto l'Atalanta che poi è andata ad Anfield a fare quella partita lì. Quindi quello che posso dire è che è stata una classica partita di questo 2024 e dobbiamo raggiungere questa matematica qualificazione in Champions. Vediamo cosa fare in Coppa Italia. Poi chiaro, il cuor nostro sappiamo tutti quello che accadrà dopo, però... in questo momento ancora siamo sospesi e credo che anche la squadra sia sospesa, credo che anche la squadra sia un po' in questo limbo e stancamente cerchi di arrivare appunto all'obiettivo. Mirko, io vengo un attimo da te perché colgo una cosa di ciò che ha detto Michael, no? Il discorso, la classica lotta che in questi anni abbiamo imparato ad applicare anche al calcio, no? Tra appunto la testa, il corpo, quanto ti porti avanti, ecco, anche a livello di energie fisiche, no? E quanto questo spesso venga messo in contrapposizione. È una cosa abbastanza palese che questa Juve non riesca a fare, quantomeno nell'ultimo periodo, più di un tempo a partita. Io, Mirko, ti chiedo, anche dopo la partita di ieri, no? Si è vista una squadra molto bassa, visto una squadra che puntava molto alla ripartenza e ha portato, secondo me, in un certo senso gli attaccanti ad uscire dalla partita. Io non so, magari questo calo è un po' dovuto anche al fatto che, in un certo senso, abbassando il ritmo, escono fuori partita anche i nostri giocatori, magari più votati alla fase offensiva. Non so, Mirko, io voglio intanto sapere la tua sulla partita e poi magari anche la tua su questa questione, perché insomma è un discorso che capisco il ragionamento di molti sia, ma la stagione è praticamente arrivata al termine perché mancano poche partite, qualcuno vede, io ancora sinceramente no, ma per il mio pessimismo comico, messo in ghiaccio la qualificazione alla Champions, però insomma ci sono ancora alcune partite, c'è una Coppa Italia da conquistare e questo secondo me è un dato su cui lavorare in vista del raggiungimento degli obiettivi. Mirko, cosa ne pensi? Voglio sapere la tua, un po' su tutto, visto che un po' che non ci vediamo. Tutto. Fai bene, fai bene. No, io ti dico che gli addetti ai lavori ti dicono che essenzialmente se non ti funziona la testa non ti funzionano neanche i piedi. E quindi penso che ieri la Juventus in realtà abbia già tirato i remi in barca da un bel pezzo. È come se i giocatori non avessero più motivazioni. Il derby è sempre stata una partita a sé proprio perché ti dava quelle motivazioni differenti rispetto ad altre partite, no? Perché poi non si offendano i tifosi del Torino, però la partita col Torino non rappresenta una sfida di alta classifica, ma rappresenta la prevalenza e il dominio su quella che è la città di Torino e su quello che rappresenta il significato del derby. Ieri ho visto letteralmente dei giocatori scarichi. Io sono d'accordo con Michael quando parla che la Juventus nel proprio serbatoio non ha più di 45 minuti. Però io ieri ho visto anche una lettura l'ennesima sbagliata da parte di Allegri nella gestione della partita, perché ci sono molti che si rifanno a quei due gol sbagliati e siamo d'accordo. Nel primo tempo la Juventus è stata accettabile, come il primo tempo ad esempio con la Fiorentina, ma nella ripresa io penso che comunque chi sta osservando la partita da lì vicino abbia e debba soprattutto capire l'esigenza della partita. Io ho sempre ritenuto Massimiliano Allegri uno dei più bravi a saper leggere le partite in corsa ed è stato secondo me uno dei differenziali motivi per cui la Juventus si è ripetuta dopo Conte, perché comunque non avevi più un allenatore che aveva un solo attacco, un solo stile, ma aveva un allenatore come Allegri che sapeva benissimo leggere determinate partite, aveva di quelle intuizioni a partite in corso che lo rendevano uno dei migliori sotto questo aspetto.
Ieri invece l'ho visto quasi vittima della partita in sé, cioè non si è reso conto che la Juventus nel secondo tempo non ha fatto una verticalizzazione e non riusciva a produrre gioco, e questa è la critica maggiore, cioè la Juventus non fa gioco, siamo d'accordo, ma anche quel barlume, quel sostanzialmente buttare la palla in avanti è stato fatto una sola volta, quando Yıldız ha avuto la caparbietà di crearsi l'azione di tirare. Ecco perché secondo me ieri era la partita di provare il tridente, ma se tu hai un allenatore che ad aprile inoltrato ti dice che non c'è motivo per sperimentarlo, beh, cosa dobbiamo dire? Cioè, alla fine io penso che la Juventus ormai stia faticosamente raggiungendo quello che l'obiettivo, che è anche l'obiettivo dirigenziale, perché la qualificazione in Champions oggi non è soltanto il risultato di campo, ma è il risultato che veramente ti salva tante cose anche al di fuori, ed è un diktat questo ripetuto dalla società stessa. Secondo me da qui a fine stagione forse l'unico sussulto vero può essere la Coppa Italia, che magari nella testa dei giocatori può essere letta come un'altra sfida, come un'altra partita, come un'altra motivazione. Campionato, secondo me, voi citavate la partita di Cagliari, ma può essere il Cagliari, può essere la Roma, può essere il Milan. Io credo che non avremo grosse differenze rispetto alle ultime partite. Questa è la mia idea. Io ho trovato prima in chat un commento preziosissimo di Kino, lo metto un attimo in evidenza. Kino, dovete sapere che è spessissimo con noi nel prepartita e partecipa praticamente a tutte le live partita, quindi è un eroe dei match day, come mi piace definirli a me. E Kino ci dice: i cambi sono sempre quelli. Al 60esimo entra il Diz con Ealing, all'80esimo Ken, all'88esimo Sandro. Effettivamente, se ora io non ho una conferma precisa, no? Non è che sono andata a controllarmi tutti i tabulati, tutte le partite, però sinceramente è un copione che ci rivedo anche nella partita quella di questo sabato, quella scorsa con la Fiorentina, un po' uno spartito che abbiamo un pochino imparato a riconoscere. Ora, sentito prima Nicole iniziava parlando insomma delle scelte di Allegri dalla panchina, soprattutto a partita in corso, è stato un po' un argomento anche di Mirko e mi sembra che anche Michael l'abbia citato. Mi piacerebbe approfondirlo. Non pensate che Allegri sia un po' stanco? Cioè, in un certo senso non abbia più, come stava dicendo anche Mirko, quelle intuizioni. In questo momento si ha proprio l'impressione di un tecnico che faccia il cambio pedina per pedina, senza mai tentare di invertire, no? Un po', di riprendere un pochino in mano le redini della partita. Nicole, cosa ne pensi? Sì, secondo me si sta nella comfort zone, cioè, ma è quello che anche ribadisce secondo me nelle interviste. Cioè, lui ha paura di perdere equilibrio, il problema è che eravamo sullo 0-0 contro il Torino, che non è una squadra brillantissima, quindi secondo me qualcosa in più si poteva rischiare. Poi abbiamo capito che i tre attaccanti insieme non li mette, però anche il fatto di tirare fuori Chiesa, che era molto in forma, e ok, Vlahovic ha sbagliato forse tutto quello che poteva sbagliare ieri, ma questo Ken a me non dà certezze, quindi io non vedo il motivo per cui cambiare la coppia d'attacco nel momento in cui giochiamo una volta a settimana. Cioè, posso capirlo quando avremo il ritorno di Coppa Italia, ma così vedo poche motivazioni per farlo, e soprattutto per tenere in campo magari un Rabiot, un Locatelli, che hanno fatto molto male secondo me. Ok, non hai dei cambi stratosferici, però in attacco, oltre al Diz, cioè mettere Ken per me è la stessa cosa, cioè nel senso non vedo molte motivazioni alla base di ciò che fa. E questo mi spaventa, perché Allegri invece ci aveva abituato ad essere molto bravo con i cambi, a cambiare anche le partite, anche a cambiare magari un po' il modulo in caso di necessità. Qui non vedo veramente un brizzo di qualcosa, né da parte dei giocatori. L'unico esperimento, sai quando è stato? Nella partita contro la Lazio, che sì, c'è stato quell'inserimento di De Sciglio in quel 4-3-3 con De Sciglio, che è stato preso dalla naftalina e buttato in campo. Sì, quello è stato l'unico esperimento che mi ricordo. Esatto, De Sciglio e Miretti a centrocampo aveva messo, ma è assurdo fare un 4-3-3 nel momento in cui torna De Sciglio dopo un anno, no? Quindi obiettivamente anche Alcaraz, metterlo a 3 minuti dalla fine, non ha fatto nulla, sto ragazzo ha sbagliato anche qualcosa, ma obiettivamente io ad Alcaraz non posso dire nulla. Cioè, quindi sì, sembra un po' anche infastidito magari da questo acquisto, e quindi vabbè, è stato anche infortunato, ma lo sta sfruttando molto molto poco, devo dire. E quindi oggettivamente, da quel cambio di Nonge a Cherry a Sudakov, alcune scelte veramente non le comprendo, zero.
infastidito dall'acquisto di Alcaraz. Mike, cosa pensi di questo? Perché l'altro tema, ora non voglio mettere parole in bocca a Nicole, però per me un altro tema è il fatto che, cioè, sembra quasi voglia lanciare messaggi con queste sostituzioni. Guarda, io per... cioè, un Allegri con l'arco e le frecce. Non so, guarda, detto, suda, ho sbagliato il nome. Sekulov. Sì. Frequentando alcuni ambienti televisivi, no, sono in contatto con giornalisti che hanno delle notizie, no, che magari ce le dicono. Bene, lui si era speso moltissimo in inverno per avere Bonaventura. Era uscita anche questa notizia, Bonaventura, classe 89, cioè come me, siamo due vecchi. No. Dico, è un giocatore di grande esperienza. Un giocatore... Vergogna, vecchi! Scherzo! Giocatore di grande esperienza, giocatore comunque sia... Tra l'altro poi immaginati se fosse arrivata la Juventus con tutta la somiglianza con Allegri, i meme, gli autogol. Ti immagini? Incredibile. Ci avrebbe regalato però alcuni mesi divertenti, secondo me. Sì. Immagino tu abbia stappato lo champagne quando hai letto che la Fiorentina ha rifiutato ogni tentativo, no, di negoziazione. Allora, secondo me mi dicevano che il giocatore fosse ben convinto a provare ad andare alla Juve, e ci mancherebbe. La Fiorentina però non aveva praticamente tempo per sostituirlo e quindi non se n'è fatto nulla, ed è arrivato Alcaraz, che magari può essere stato letto come una provocazione dallo stesso Allegri, ma Allegri l'ha fatto capire anche nelle ultime partite, no? Quando ha parlato di Yıldız come cambio, quando ha detto la palla se ce l'ha un diciottenne un conto, se ce l'ha un trentenne un altro, no? La grande l'immagine, no, di lui che corre, urla dietro a Yıldız che non va alla bandierina, no? Siamo stati uno dei campi di scontro delle ultime settimane, tanto ormai qui ci scontriamo sempre, siamo talmente annoiati che l'unica cosa che possiamo fare è creare un dibattito e urlarci dietro. Quindi insomma non credo che faccia dispetti, credo che abbia una sua visione, ecco. Però io volevo dire un'altra cosa, volevo farmi altri amici. Io dico sempre, forse magari esagerando, che Allegri è diventato Adani, e vi spiego perché. Quando lui lascia la Juve nel 2019, qual è il suo lascito? Che il calcio è semplice, che gli schemi non contano, che i giocatori vanno lasciati liberi, che deve essere l'allenatore che si adatta ai calciatori che ha. Bene, quello che è tornato poi nel 2021 è un Allegri talebano. Perché dico Adani? Perché è un teorico, lui ha sempre detestato i teorici, lo è diventato all'incontrario, e quindi adesso c'è un solo modulo, i giocatori devono essere inseriti anche fuori ruolo piuttosto che, ma devono rientrare in quel modulo, insomma c'è una vera schematicità nel suo nuovo calcio, molto estremamente difensivo, che lo rendono quello che lui ha sempre cercato di non essere, cioè un teorico. Cioè lui porta avanti la teoria che questo è il calcio migliore, e prima non era così. Questo perché? Perché purtroppo, e qui anche per colpa del nostro ex presidente, si è inserito in questa battaglia ideologica e ha usato la Juve per cercare di dimostrare di aver ragione. E purtroppo tre anni dopo, purtroppo per noi che abbiamo passato questi tre anni, purtroppo per lui, la sua battaglia è andata persa. Detto ciò, questo molti suoi fan non lo riescono a capire, la differenza vera tra l'Allegri pensiero prima nel primo quinquennio e l'Allegri pensiero attuale, l'estremizzazione della sua ideologia. Quindi adesso oggi lui è un teorico come tanti, quindi essendo un teorico estremizza le sue visioni anche in campo. Intanto 1-0 dell'Udinese contro la Roma. Vado subito da Mirko, vado subito per chiedergli un parere su quello che ha appena detto Michael, perché Michael, insomma, attacco bello frontale, direi. Come sempre. No, io scusate, perché capisco che uno possa dire che è una cazzata tremenda, mi rendo conto che è una cosa forte, quindi nel senso ci sta, è giusto che mi si confuti questa tesi, scusa Mirko. No, ma ci mancherebbe altro. Questo è sulla gestione dei cambi, Mirko, a tutto tondo.
No, no, assolutamente, perdonatemi, mi è arrivato un messaggio. Allora, ti dico, io sono d'accordo con Michael quando parla comunque del fatto che questa estremizzazione del personaggio sia venuta troppo a galla e comunque si fa riferimento spesso a questo e ne fa anche lui nelle varie risposte che dà ai giornalisti in conferenza stampa, ai colleghi. Sono altrettanto d'accordo che lui non fa per di lui, non si comporta per dispetto, nessun allenatore fa così, cioè lui quando realmente inserisce De Sciglio è perché ci crede, perché in quel momento lì De Sciglio rappresenta una certezza per lui, non perché vuol far perdere la Juventus o perché sa già che De Sciglio i primi 45 minuti non li farà bene. D'altro canto però ci vedo però secondo me un limite che forse nel quinquennio precedente è stato sottovalutato. Il limite è questo che stiamo vedendo oggi. Nel senso che anche nel quinquennio precedente, ti posso prendere un episodio, Juventus-Napoli della stagione 15-16, Juventus-Napoli venne decisa da un tiro di Zaza, lo ricorderete senz'altro, ma l'ultimo cambio che fa Allegri è un terzino Alessandro per un esterno offensivo Cuadrado. E lui ha sempre avuto questa sorta di indole di pensare all'equilibrio, di pensare alla tattica, lui l'ha sempre avuta. Poi è chiaro che nel periodo vincente i suoi detrattori, che erano minori, ne davano anche minor conto. Adesso che la squadra non vince e quando non si ha più la pancia piena come prima, allora quando si sentono i crismi della fame, quando giustamente non vedi caviale, anzi magari fosse caviale come l'ora in tempo, quando non vedi neanche il famoso tozzo di pane citato dall'avvocato nella metafora su Platini. Quindi adesso, non vedendo neanche più questo, è chiaro che tutti iniziano a cercare una problematica, a cercare soprattutto la soluzione di questa problematica. Per me è stato sbagliato completamente il ritorno di Allegri. Andiamo un po' più indietro, no? Anche parlandone dal 2021 in poi, è stato sbagliato proprio quali sono stati i progetti. La Juventus, il tifoso della Juventus, e chiediamo a Michael che è tifoso della Juventus, chiediamo a Nicole, chiediamo a Virginia, chiediamo a tutta la chat, il progetto della Juventus dal 2020 ad oggi qual era? Non lo sa nessuno. Cioè, valorizzare i giovani e prendi un allenatore come Allegri. Il secondo anno tieni un allenatore come Allegri. Il terzo anno parti già con l'handicap e con la spada di Damocle che comunque Allegri può essere sostituito. Queste sono cose che poi ne inficiano non soltanto l'allenatore che può sbagliare delle scelte, ma anche i giocatori stessi, ma anche tutto ciò che sta al contesto Juventus intorno. Poi, se vuoi dire qualcosa, Michael, mi fermo. No, se dicessi quello che penso mi farei altri amici. No, ma è quello che volevo dire. Tu hai detto una cosa giustissima. L'Allegri bis non nasce da un progetto tecnico. L'Allegri bis nasce dalla volontà di un presidente di dimostrare di aver ragione. E questa è la cosa che mi ha fatto più incazzare, scusate. Ma posso permettermi? Non è tanto di voler aver ragione, è che Andrea Agnelli a un certo punto di vista ha perso quello che era l'obiettivo primario, perché ha ragionato esattamente come il manager fa con un'azienda. Cioè, l'azienda mi sta andando bene in quel momento. Perfetto, la lascio a dirigere a chi compete, che sono l'amministratore delegato, eccetera, 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 e intanto io lavoro su altro. Poi lui, che non era sul pezzo, lo si è visto sia nell'estate che porta Pirlo, perché Andrea Pirlo non era ancora all'altezza di poter pensare, di poter vincere il decimo scudetto di fila, ma poi soprattutto quando riporta Max Allegri. Qual è la soluzione più facile che mi viene in mente? Non vinciamo più, siamo arrivati quarti. Ok, allora riportiamo Max Allegri. Con un contratto capestro. Per me è più che richiamarlo, perché poi dell'errore ci può anche stare, no? Nel richiamarlo, secondo me la cosa più grave è stato il contratto di 4 anni. Poi, capisco che non è un tema all'ordine del giorno, però... È stato fatto a tutta, però tutto il management ha avuto 4 anni. Sì, ma un allenatore, Mirko, ma quanti allenatori ci sono che ricevono un contratto di 4 anni a così tanti... Cioè, un contratto molto oneroso per un... Ora, è vero, la Juve, insomma, veniva da un periodo che non era tanto felice, perché c'era stato il Covid, si sapeva in quale situazione economica venisse inserito. Cioè, per me è stato un contratto che, per le cifre, per la durata, è stato un azzardo, oggettivamente. Poi non è vero quello che poi hai detto ultimamente Allegri ad The Athletic, che l'obiettivo era quello di far crescere la Juve. Non è vero, perché lui arriva, la prima cosa di cui si parla è lo scudetto, è vero che va via Ronaldo, ma a gennaio gli comprano 80 milioni Vlahovic per raggiungere la Champions League. Non è vero, quest'anno è un altro discorso, perché la Juve non ha fatto mercato, la Juve ha dei bilanci che devono essere sistemati, e quindi quest'anno ci può stare quel discorso. Ma quando riprendono Allegri, no, l'idea di Andrea Agnelli è di riprendo il mio amico Max, così lui torna a far vincere la Juve e così noi dimostriamo di aver ragione.
Io quindi la mia idea è che lui abbia dato, che Andrea Agnelli abbia dato in mano la Juve con quel contratto ad Allegri per spalleggiarlo nella sua battaglia ideologica, che ha perso. Quindi è imperdonabile quel contratto e quella scelta, imperdonabile dal mio punto di vista. Capisco che qualcuno possa avere, stiamo parlando di personaggi molto importanti, quindi io posso capire che si possano computare certe tesi o che possano sembrare delle cazzate, ma lo accetto serenamente, siamo qui per dibattere. Io penso si riassuma tutto, cioè quello è il mio pensiero, no? In quel commento di Max Juve 70 di poco fa, ovvero Agnelli ha fatto tante grandi cose nel ciclo, però ha fatto anche molti errori. Cioè io penso che si possa dire qua e che bisogna sottolineare anche qui gli errori che ci sono stati. Io però voglio tornare... Vai Nicky. No, dicevo solo, negli ultimi anni è proprio stato un errore dietro l'altro, dopo anni perfetti, cioè veramente all'inizio tutto andava alla perfezione e poi c'è stata questa serie di errori, poi il Covid, anche poi l'anno scorso anche francamente alcune cose non dipendenti da noi, quindi c'è stato un po' anche un intervento esterno e quindi bisogna ricostruire ora. Penso che il prossimo anno sia veramente l'anno, lo diciamo un po' sempre, della ricostruzione, perché anno zero spero sia questo, sinceramente. L'anno prossimo bisogna un po' ricostruire con la squadra. A parte di quello che ti dicevo prima, Nicole, cioè tu da tifosa non sai esattamente quando inizia il progetto Juventus. Oggi abbiamo una certezza, ovvero le parole di John Elkann dette agli azionisti Exor che tutti abbiamo letto. Speriamo che questo sia l'inizio di un anno zero, anno uno, anno due, anno tre, che abbia finalmente una coerenza nel progetto. Sì. Allora ragazzi, io approfitto degli ultimi minuti qua con Mirko per chiedergli, allora intanto voglio avere una conferma da te prima di passare all'ultimo argomento, che è sempre in tema partita, sulla non operatività di Manna, perché oggi è iniziata a circolare questa voce, voglio sapere se me la confermi, e poi apro un tema che poi sarà approfondito da noi se te dovrai uscire. Io vorrei parlare anche poi della partita di Dusan Vlahovic, che è un giocatore che ovviamente è il capocannoniere di questa squadra, ha segnato tantissimo, però ieri manca due occasioni importanti che sono, insomma, poi pesano poi sul risultato della partita e che si sommano alla partita con la Fiorentina in cui c'è stata tanta sfortuna, ma ci sono state anche alcune scelte sbagliate. Quindi Mirko, vengo da te con Manna e Vlahovic. Ti rispondo velocemente e poi scappo, Ok. Ma allora, vai, sul fatto di Giovanni Manna, io credo che l'abbia spiegato molto bene ieri Cristiano Giuntoli ai microfoni di DAZN, ha detto che comunque ne stanno discutendo. E lui ha un contratto in essere con la Juventus che scade il 30 di giugno del 2024, ma è rinnovato, ormai lo sanno anche Muri che andrà a Napoli, non ci sono state delle grosse novità, il fatto di non vederlo ieri comunque è un chiaro segnale, sicuramente se ci saranno delle scelte ci verranno comunicate e verranno ufficializzate, soprattutto penso a partire dalle prossime ore. Quello che posso pensare in essere è che comunque vedendo come il Napoli si è comportato con Giuntoli, visto che ha fatto aspettare la Juventus fino all'ultima ora dell'ultimo giorno, è chiaro, e c'è stato un chiaro ostruzionismo, e questo mi è stato confermato anche da fonti vicino al Napoli all'epoca, comunque c'era la volontà di far aspettare il più tardi possibile questo tipo di situazione per non avvantaggiare quello che è ritenuto comunque il rivale storico. Io credo che la Juventus, d'altra parte, dovrebbe cercare comunque di salvaguardare quello che è un proprio tesserato almeno fino al 30 di giugno, ben sapendo che Giovanni Manna è un professionista e che lavorerà fino alla Juventus in quella data lì. Ecco, vediamo poi quali saranno le circostanze che verranno fuori nelle prossime ore. Quello su Dusan Vlahovic, ho un parere personale che secondo me Dusan è un attaccante che a livello di numeri sta facendo molto bene, è il migliore per realizzazioni in questo campionato, ha portato 11 gol fra gol e assist, 9 più 2, però è altrettanto chiaro che deve migliorare nei momenti topici della partita. È quello che secondo me fa scattare l'etichetta da grande giocatore a top player. Cioè ci sono dei momenti della partita in cui Dusan, come è accaduto ieri, non riesce ancora a essere sul pezzo al 100%. Io penso che al di là del fatto che lui viva ancora la partita con troppa pressione addosso, e questo potrebbe essere dal punto di vista psicologico un qualcosa che ne fa arretrare quello che realmente è la propria potenzialità, il fatto che poi non venga servito, ieri quante volte è stato servito alla perfezione? 2, forse 3. Ieri è stata una partita in cui gli errori di Vlahovic, per chiarire, per sgombrare ogni tipo di dubbio, sono stati superiori
al tipo di palle avute, perché ieri ne ha avute due o tre giocabilissime. Sono d'accordo con Allegri quando dice che non segue l'azione sul tiro di Yildiz, però ci sono state altrettante partite dove Vlahovic non è quasi mai stato servito e nelle poche vere chance ha fatto gol. Ecco, lui deve migliorare in questo. Se riesce a migliorare il Kinder Instinct nelle occasioni che contano, perché giustamente Vlahovic che faccia due gol col Frosinone, che sono importanti, va bene, ma ne fa zero col Torino, che era forse ancora più importante, beh, lui deve arrivare ai livelli di Giroud. Giroud è quell'attaccante, io ad oggi come riferimento che lo prendo nel campionato italiano, che quando deve far gol nelle partite che contano lo fa. Ecco, se Vlahovic riesce ad abbinare quel tipo di quantità che ha già oggi in proprio possesso a quella qualità che serve per segnare nei top match, e questo è un percorso su cui deve essere secondo me investito ancora maggiormente la fiducia della società, e quindi col rinnovo che gli deve essere garantito, ci sono buone chance affinché Vlahovic possa rinnovare il proprio contratto. Beh, Vlahovic, se riesce a fare tutto questo, per me diventerà uno dei migliori 5 al mondo. Oggi è un gradino ancora sotto perché, come dicevo, non ha ancora quel killer instinct in grado di... Il palo di ieri, l'abbiamo visto tutti, è un grande... Clamoroso. Sì. Mirko, io ti ringrazio, puntualissimo, ti ho liberato 36, forse un minutino di ritardo... Tanto mi stanno aspettando, aspettano, sono sempre un po' ritardataio in genere. Va bene, grazie, va bene. Mirko. Grazie a voi. Ciao. Io sono d'accordo con che diceva che Vlahovic fa i gol difficili ma non fa quelli facili. Secondo me il principale problema è questo, non è tanto l'importanza della partita, secondo me, perché lui secondo me le sente tutte le partite, ok, magari poi una contro l'Inter la senti di più. Però la difficoltà sua è proprio che si mangia i gol facili, dove magari pensa troppo sul momento, invece i gol difficili te li fa. È difficile trovare un suo gol scontato, e quindi deve secondo me migliorare in questo. Abbiamo visto anche sui rigori, no? Che ne ha sbagliati, quindi proprio ha questa difficoltà per me. Però per me è uno step che deve fare, cioè necessariamente, perché io ti dico... in tanti dicono non è un giocatore da Juve, bisogna cercare un altro tipo di attaccante, un altro attaccante. Io a queste critiche rispondo, mettiamo caso che Vlahovic non sia a livello di Higuain, no? Come attaccante, con le disponibilità economiche che ci sono oggi, non quelle di 20 anni fa o di 10 anni fa, no? Anche tu lo andassi a vendere, qual è l'attaccante da Juve che potresti acquistare? Cioè io penso anche, no, che secondo me bisogna anche renderci un pochino conto della dimensione che si ha, e Vlahovic per me, per questa Juve, è un attaccante top. Poi questo non lo esime da critiche, perché ragazzi, cioè, si parla di un attaccante che, è vero, non si può pensare che un attaccante abbia il 100% di percentuale realizzativa, poi voglio sentire anche voi cosa ne pensate, Però io mi aspetto che a porta vuota, come nell'occasione quella del passaggio di Chiesa, porta vuota, insomma quasi porta vuota, un attaccante del suo calibro riesca a segnare, perché poi se questa partita, tu l'avessi portata sull'1-0, cioè secondo me sarebbe cambiata totalmente. Cioè per me il fatto di riconoscere il suo valore non esime, e riconoscere il suo valore e le critiche al gioco, ai palloni che gli arrivano, non deve escludere il fatto che questo è un giocatore che deve ancora crescere e che quello step deve necessariamente farlo. Sai, ma quando parlava giustamente Nicole e anche Mirko di come approccia mentalmente le partite, una cosa che a me fa incazzare come una iena di Vlahovic è il fatto che per esempio abbia così tante ammonizioni per un giocatore che non fa un calcio, cioè non è un giocatore che portato a fare fallo, portato a giocare in maniera comunque spregiudicata. E questo perché? Perché ogni volta ha degli scatti di nervi assurdi e che magari lo portano a giocare a Napoli con 4 ammonizioni sul groppone e sbagliano una ammonizione, perché quella non è mai ammonizione, e lui salta la partita successiva. O si fa espellere al 91esimo per un semplice strattonamento al limite dell'area. Queste sono cose, questa secondo me è una delle cose più importanti che deve rimanere, perché poi io credo che sia un giocatore in grado di fare molto bene reparto, cioè quando lui gioca titolare la Juventus comunque ha un reparto, l'abbiamo visto,
Certo. No, la Juve, la Juve, ragazzi, senza di lui non segna. Cioè, andiamo a vedere, andiamo a vedere la percentuale realizzativa della squadra in generale, le partite in cui non ha giocato Vlahovic, in cui Vlahovic non è andato a segno o hanno segnato difensori, o cioè, non abbiamo segnato, cioè, segna solo lui, nel risultato delle partite con Vlahovic senza, ma enorme, c'è un abisso, quindi. Perché lo sa fare? No, ma dico, poi alcuni gol sono degli errori incredibili, come quello di ieri, il primo, perché secondo me il secondo invece c'è una buona componente di fortuna barra bravura di Milinkovic-Savic, cioè lì lui fa quello che deve fare, il pallone va sotto le gambe di Milinkovic, che però riesce con un po' di fortuna a deviarla, esce bene, ma anche a Napoli, per esempio, prende un palo, c'è una gran giocata e poi sbaglia quel gol lì o col colpo di testa, quindi diciamo che alle volte sono suoi demeriti, alle volte è sfortuna. Però è anche vero che Vlahovic, insomma, come gol, cioè non fa mai gol, non fa mai start padding, no? Cioè non fa mai il gol del 3-0, del 4-0, è sempre il gol dell'1-0, il gol del 2-1, il gol dell'1-1, quindi fa gol pesanti. Allora, ci deve mettere del suo sicuramente, poi è chiaro che adesso per chi vuole fare la difesa strenua di una fazione, chiunque sia un attaccante migliore di Vlahovic. Secondo me però l'anno prossimo, qualora credo, insomma, dovessimo avere una guida tecnica dalle idee diverse, ecco, io spero che lui possa essere maggiormente coinvolto e avere tante, molte più occasioni durante una partita, che magari questo può portarlo anche a migliorare. Poi si dice sempre, è vero, se io posso fare, io l'altra volta ho visto una compilation di errori di Darwin Núñez, che oggi ha impreziosito. Ma anche Haaland, ma anche Haaland. Sbagliano tutti, ragazzi, anche più forti sbagliano. È che poi magari qualcuno ha più possibilità di sbagliare, ma se uno sbaglia due occasioni, tutto qua. Però ripeto, Ibra, cioè, Vlahovic ha 24 anni, non è più un giovane, e quindi mi aspetto l'anno prossimo non avrà più alibi. Su questo, Mike, io ti devo fare una domanda ora. Come mai il lapsus freudiano? Ibra, cosa è uscito? No, l'ho letto qua. L'hai letto. L'ho letto Ibra, però no, non c'è più nulla. Ero già partita con i paragoni. Ho fatto carbone, ora mai che ci fa. Ibra, scusate, stavo leggendo. No. Comunque, ripeto, l'anno prossimo tanti giocatori non avranno più alibi, perché è anche vero che è facile coprirsi dietro all'allenatore. L'anno prossimo chi resterà di questa rosa, che ha underperformato, ecco, quell'alibi non ce l'avrà più. Quindi si capirà veramente chi è da Juve e chi non è da Juve. Niki, cosa ne pensi di tutta questa faccenda? Scusa, ma mi sono bloccata 2 secondi, quindi non ho capito la domanda. Volevo la tua su Vlahovic un pochino in generale. Ho letto ieri che hai scritto un bell'articolo anche di analisi, no? Un pochino dei numeri che ha avuto. Quindi magari penso, no, avendo anche questa cosa molto fresca, un'analisi, ecco, anche di quello che è il suo momento, secondo te. Sì, allora, i numeri dicono che è poco preciso, questo sì. Cioè, le occasioni in realtà non si può dire che non le abbia, eh. Onor del vero, le ha. E è stato poco preciso, però è anche vero che senza di lui la Juve fatica. Cioè, con lui la Juve per la maggior parte delle partite vince, senza di lui invece... diciamo che la quota pareggi, sconfitte e vittorie è la stessa, anzi forse sono meno le vittorie, quindi c'è una differenza abissale. Poi su Vlahovic, secondo me, ad ogni lui è molto discontinuo, secondo me, cioè fa o partite bellissime o partite dove scompare. La via di mezzo spesso non c'è. Quindi secondo me vuol dire che è proprio un problema anche di testa, perché non è normale che fai una partita da top e una partita in cui non ci sei, non ne imbrocchi una, no? Quindi secondo me l'aspetto da migliorare è proprio questo. Già dall'anno scorso ha fatto un salto in avantissimo, quindi io prima di dare giudizi definitivi aspetterei ancora un anno, sinceramente, perché per me l'anno scorso non è giudicabile a causa della pubalgia, di tutti i problemi. Quindi vedremo anche se con un nuovo allenatore, io francamente non do neanche troppo. Si è bloccata Nicole. Si è frizzata. Mike, si è frizzata o la sento solo io? Perché a volte a me la connessione mi fa scherzetti. Ora non sento manco te, mi sento avevo chiuso il microfono. No, è frizzata. È fotogenica, la teniamo così.
penso che stesse dicendo si sprizza. Penso che stesse dicendo che secondo lei non dipenderà tanto dalla prossima guida tecnica la sua crescita. Penso di aver capito, almeno credo che stesse per dire questo. Poi non so quando ritornerà tra noi, ce lo dirà. Lo dirà. Bene, siamo rimasti. Sì. Siamo rimasti io e te, Mike. Siamo rimasti io e te. Però io, allora, nel mentre che aspettiamo Nicole per finire il discorso su Dujan, ecco, è crollata proprio in questo momento. Nel mentre che l'aspettiamo, io direi di entrare anche nel discorso Chiesa, perché io ieri durante la partita ho notato una cosa che a cui sinceramente non ero più di tanto abituata, soprattutto nell'ultimo periodo, ovvero il fatto che soprattutto nel primo tempo Chiesa più che altro ha cercato Vlahovic in più di un'occasione, e a parte il pallone, quello che poi è finito sul palo, erano anche palle abbastanza messe bene, nel senso erano dei buoni palloni quelli di Chiesa, che secondo me nel primo tempo ha fatto un buon primo tempo, poi è andato incalando nel corso della partita. Quindi Mike, secondo te, ecco, spesso no, si è parlato di questa coesistenza Chiesa-Vlahovic come una coesistenza che avesse poco da raccontarci. Vista anche della prossima stagione, del termine di questa, pensi che questi due possiamo ancora vederli insieme, magari possano ancora dirci qualcosa insieme? Perché io leggo spesso due buoni giocatori, però non possono giocare insieme. È una cosa che leggo spessissimo. Dipende sempre come, cioè nel senso, se tu mi dici li riproponiamo in coppia, secondo me non avremo mai una coppia ben amalgamata, perché Chiesa resterà sempre un adattato da seconda punta, e probabilmente forse quando è seconda punta è ancora più individualista, mentre invece se pesta, come si suol dire, la linea del fallo laterale, quindi se gioca largo, sì, può orientare, però può avere maggiormente una vision di gioco, un raggio d'azione molto migliore, ecco, non molto più migliore, molto meglio, perché non si dice. Quindi penso che sì, io credo che qualora dovesse restare, io poi ho sentito che c'è anche una buona possibilità di rinnovo, anche se sia che può essere ancora il nuovo Ponte. Qualora dovesse restare, credo che resterà anche Vlahovic, si possa cercare di sfruttarli magari assieme a Yıldız per cercare di creare qualcosa di importante. Io credo che assieme possano assolutamente giocare, forse però in un contesto tattico diverso. Ciao Massimo. In un contesto tattico diverso che può portare le sue caratteristiche. A me Chiesa non è piaciuto in alcune partite. Io prima leggevo sull'indolenza, sì, devo dire che è vero che magari dal punto di vista tattico non è valorizzato, però spesso ha giocato partite con un atteggiamento di superficialità, oggettivamente non, per esempio in quella gara con Frosinone, ecco, quindi spero che l'anno prossimo Chiesa dovesse restare torni ad avere quella costanza che ha sempre avuto prima dell'infortunio e anche all'europeo, insomma, c'è quella costanza. Anche ieri comunque è uscito un po' turbato dal campo, quindi vuol dire che ancora dal punto di vista mentale, dal punto di vista del coinvolgimento discontinuo, ecco, mi aspetto che se dovesse restare migliori anche questo lato. E alcune partite di quest'anno sue come atteggiamento non mi sono per niente piaciute. Ciao ragazzi, ciao Max, Virginia, Nicole, come è andato il riposino? Come è andato il riposino? Ciao. Tutto bene, sono appena arrivato da pensare. Allora ragazzi, vi ho ascoltato solo qualche minuto ora, non ho potuto, i temi lo sappiamo, sono quelli, sempre gli stessi. Cioè mi accorgo, ma anche nelle mie dirette, che siamo un po' ripetitivi, forse ci siamo un po' incartati anche noi, ma non c'è grande alternativa. Cioè il nostro tema è Allegri, e se non è Allegri è Vlahovic che sbaglia i gol. È giusto, è normale, uno è il fuoriclasse davanti che deve segnare di più, l'altro è l'allenatore. È evidente che non possiamo fare 3 ore di analisi su McKennie o su quell'altro così. Io dico una cosa per aggiungere qualcosa ai soliti discorsi, no? L'abbiamo detto tante volte. Cioè, c'è qualcosa di curioso, secondo me. Cioè, perché, non so se ne avete parlato, ma perché secondo voi la Juve nelle ultime 4 partite, ormai da un po', cambia completamente atteggiamento tra un tempo e l'altro? Cioè con la Lazio l'ha fatto in positivo. Perché uno dice che è una questione fisica o psicologica, ok, ma con la Lazio dopo i fischi del primo tempo ha fatto un bel secondo tempo, con 2 gol e tutto.
Negli altri casi, ieri per me ha fatto un buon primo tempo, con la Fiorentina per me ha fatto un buon primo tempo, una cosa è un buon primo tempo, una cosa fantastica, ovviamente. Io sto dicendo però dei buoni primi tempi di fine stagione, dove hai tante occasioni per fare gol contro buone squadre, ci sta, non rischi quasi nulla, sia con la Fiorentina che col Toro. Poi c'è stata anche la Lazio, dove hai cominciato decentemente, poi è sparito nel secondo tempo, intendo la partita di Roma del campionato, perché mi chiedo, ma noi ci incartiamo su Allegri e su Vlahovic, ma vi chiedo anche che altro c'è? Cioè, perché la squadra gioca? Siccome nessuno può pensare ovviamente che l'allenatore o Vlahovic o chi dica stavolta ci chiamiamo bene il primo tempo, stavolta il secondo, non è quello il tema, uno potrebbe dire di solito quando andiamo in vantaggio, tipo con la Fiorentina, poi ci chiudiamo e questo è sicuro, lo sappiamo. Però ieri non era in vantaggio, cioè, ieri la situazione al primo minuto del primo tempo era uguale al primo minuto del secondo tempo. Io mi chiedo, ce lo siamo chiesti? Io non ho risposta, però sono curioso di queste dinamiche, perché non c'è una Juve morta per tutta la partita, perché allora dice, vabbè, abbiamo capito, hanno staccato. Nelle ultime partite la Juve ha giocato dei tempi, l'aveva fatto con l'Atalanta, con Napoli, con Genoa anche, la Juve gioca il secondo decentemente, mentre il primo neanche scende in campo. Cioè, io me lo chiedo sinceramente, se voi vi siete, intanto se vedete la stessa cosa, e questo forse a quel punto passa un po' oltre il discorso Vlahovic sbaglia il gol, Allegri la formazione, a meno che, come dice qualcuno, non sbagli spesso i cambi o qualche volta la formazione, non lo so. Cioè, io vi chiedo, voi vi siete spiegato perché la Juve per un tempo, io credo che anche voi abbiate la stessa impressione, per un tempo sembri abbastanza vera, anche se non clamorosa, e l'altro dice, vai, io devo solo sperare che fischino la fine della partita. Voi che spiegazione date? Noi prima ne abbiamo parlato un pochino con Mirko. Sì, ma proprio si è un pochino accennato il discorso, poi è dovuto scappare, si è cambiato il discorso e lui l'aveva buttata sul discorso testa. Per me, io ti dico Max, poi anche gli altri, per me non è solo una questione di testa, ma è una questione anche che probabilmente abbassando il ritmo, alla fine si addormenta questa Juve, non è più in grado di ripartire. E poi c'è la scintilla, che è magari l'ingresso di Yıldız, che è un giocatore che da solo, no, in un certo senso è in grado di creare un'occasione, e poi riesce dal niente praticamente a fare quel tiro in porta, che alla fine è anche un bel tiro, perché lì Milinkovic-Savic fa una bella parata, perché altrimenti anche lì parleremmo di un altro tipo di risultato. Cioè, io do sia una giustificazione in termini di testa, che una anche in termini di ritmo, che bene o male poi porta, secondo me, i giocatori ad uscire totalmente dalla partita. Io la vedo così, però non lo so. Però scusami, ti chiedo, Virginia, e poi lo voglio sentire anche da Nicole e da Michael, perché a volte il primo e a volte il secondo? Scusa, non so se mi hai risposto e non l'ho capito, ma fosse sempre il secondo capirei in cui crolliamo. Ma a volte partono forte, a volte come col Genoa, con la Lazio in Coppa, così nel primo tempo non scendono proprio in campo, hanno questa brillante idea di cominciare a giocare dal secondo tempo. E quello è il mio dubbio, cioè perché una squadra che regge mezz'ora di intensità, che sia all'inizio o che sia alla fine? Per me fa tanto lo spogliato, l'ultimo discorso che si fa nello spogliatoio prima di entrare in campo anche, no? Parlato prima del serbatoio, no? Che questa sembra una Juve che abbia un tempo, no? Magari dal punto di vista scelgono quale tempo giocare, nel senso è la tesi di Raff, guarda Michael, è la tesi di Raff, lui dice hanno quell'autonomia e decidono loro quando provare a usarla. Sì, anch'io ho la verità in tasca, quindi non riesco a dire se questa sia la cosa vera o meno. Devo dire, in Coppa Italia è stato diverso, perché effettivamente il primo tempo è stato il primo tempo dopo la sconfitta di Roma, c'era un clima abbastanza teso. Secondo me nel secondo tempo lì si è visto come in Coppa Italia, e l'ha detto anche Allegri nel post partita, questa è un'altra competizione. In Coppa Italia, per esempio, ecco, prima abbiamo parlato di Yıldız, parte ieri. Yıldız quando entra in campionato è un giocatore, cioè entra in un guazzabuglio in cui anche lui si incarta, non riesce a uscire, non riesce neanche a far uscire la squadra. Mentre invece quando entra in Coppa Italia fa quello che vuole, perché evidentemente è ancora, cioè insomma, il mood della squadra in Coppa Italia è uno, il mood della squadra in campionato è un altro, ecco questo. Quindi sulla Coppa Italia dico questo, però per il resto mi viene da pensare quello appunto che abbiamo detto prima, ma non ho la verità in tasca, onestamente è difficile. Ma infatti neanche io, però me lo chiedo per uscire un attimo dal tema, sai, l'allenatore difensivista, e conosciamo Allegri, o Vlahovic, che come dicevate vi sentivo, tutte analisi giuste, no? Forte, tanti gol, ancora in alcuni momenti manca, e si può dire senza problemi,
ha ragione Virginia, è sicuramente un tema, cioè in alcune parti, permesso che sbaglia pure Haaland, sbagliava pure Cristiano Ronaldo, poco, però sbagliavano anche loro. È chiaro che tu puoi dire se passi in vantaggio con l'Inter, con Napoli, ieri, così, è pure vero che altre volte ti ha salvato lui, al 95esimo, quindi nell'insieme secondo me ci sta ancora tranquillamente la stagione di Vlahovic, ma è un tema che si può affrontare, ha ragione Virginia a metterlo. Io ieri guardavo la partita con gli amici di Pescara, quando prendi il palo da là, la reazione di tutti non è bravo che hai preso il palo, e dire ma scusa ma c'hai 8 metri di porta, sei a 4 metri dalla porta, perché sbagli? Quindi è un tema legittimo come lo è quello Allegri. Io ti ho detto, mi chiedo più perché nella stessa partita ogni settimana ho dei momenti in cui penso, però dai, tutto sommato la squadra è ancora viva, al di là, ripeto, dell'entusiasmo a metà aprile. E poi c'è una parte della partita, non so, Nicole, ci sei? Sei tornata, tu che dici? Provo con lo spot del cellulare, prova. Io non so più cosa fare, ho rimessaggiato mia mamma lamentandomi pubblicamente perché non è possibile avere un wifi del genere, brava. Però vediamo. Vai, dici tu, dici la tua, che succede? Perché è così discontinua la squadra? Secondo me è più che il fisico, è la testa, perché appunto se fosse il fisico sarebbe continuativamente nei secondi tempi, no? Cioè si vedrebbe il calo sempre lì. Invece in questo caso, vabbè, sappiamo che non è una squadra con un'intensità elevata, forse non lo è mai stata, e va bene, è un po' nello stile di Allegri, però non lo so, questa discontinuità all'interno dei 90 minuti io me la spiego come sì, una cosa mentale. Certo ieri per me, io sono rimasta delusa, perché capisco quando stai vincendo 1-0, cioè capisco, lo accetto diciamo, contro la Fiorentina, ma quando sei sullo 0-0, ecco, lì dovresti avere qualche motivazione in più, no, per andare a farti il gol. Poi secondo me è una squadra molto influenzata dagli episodi negativi, cioè non solo il centravanti che quando sbaglia poi esce dalla partita, ma in generale tutta la squadra quando rischia di prendere il gol o si mangia dei gol poi si spegne un po'. Però Nicola, allora ti chiedo, lo chiedo anche a te, poi cambiamo tema, però era il tema che mi interessava di più questa volta, e però allora ti chiedo, perché con la Lazio in Coppa Italia, col Genoa, dopo i fischi, dopo un momento molto difficile, dopo alcuni errori anche individuali clamorosi, anche a metà campo in difesa, vedi una squadra che rientra più carica, ripeto, senza diventare Real Madrid, ma più carica, meritando di vincere con la Lazio, comunque prendendo due pali, facendo altre occasioni col Genoa. Cioè, io continuo a dire, a me sembra strana proprio di carattere la squadra, l'allenatore, quindi, cioè io non la seguo molto, non la capisco molto. Può darsi sia, come dite, un misto di emotività, testa, fisico, Allegri che prende paura, o a volte che sbaglia la formazione, allora solo dopo dà coraggio. Nell'insieme mi spaventa. Un altro tema che mi spaventa, ma sono singole azioni in partite orrende, o almeno secondo tempo orrende, cioè io non capisco come la Juve giochi spesso i minuti finali col cronometro. Cioè io non lo capisco. A volte non arriva a fare un cross alla fine del, anche del primo tempo, mi sa, del primo tempo ieri, fallo laterale, poi un altro, insomma non riesce a fare neanche a mettere la palla in mezzo, se non sbaglio, non me lo ricordo bene. E comunque ragazzi, l'azione finale è da prenderli veramente a dire, ma cioè ma state scherzando? Uno dopo l'altro, io dico, ma che poi ribadisco, sarebbe ridicolo. Per me, Max, quindi... per me, Max, però ci sono degli elementi che sono più criticabili di altri anche sull'azione finale. Cioè, per me, io da Rabiot non posso accettare che gestisca, che gestisca il pallone dell'ultimo minuto in quel modo. Un giocatore che pretende un contratto da 8-9 milioni, da 7-8-9 milioni dalla prossima squadra, se non dalla Juve. Cioè, per me, siamo proprio alle prese con gente che probabilmente non c'è tanto connessa, ecco, in questo momento. Su, mi ha ricordato Weah con il Genoa, no? All'ultimo minuto aveva quella palla, sì, e buttarla al centro, la tira indietro. Dico, io ero lì allo stadio e ho detto, ma com'è possibile? Uguale, stessa ma cosa. Spesso, io lo noto un po' questa cosa. Ovviamente, ragazzi, sono dettagli, nulla fa pensare che la Juve dopo 90 o 45 minuti di nulla debba segnare nel recupero perché mettiamo una palla in mezzo. Però per dire, l'azione di ieri poteva diventare un 2 contro 2, certo. 2 contro 1, non lo so. Cioè, cos'è questa cosa che abbiamo fatto? Non lo so, invece voglio che Michael mi risponda a questa domanda. Perché beatifichiamo il Diz e su Chiesa spacchiamo il capello? Vabbè, la prima risposta la do io, però credo tutti, a livello di ingaggio, di attese, di età, conosciamo le potenzialità. Ragazzi, il Diz deve compiere 19 anni, siamo all'età praticamente dei gioielli del Barça, di cui tutti noi ci stropicciamo gli occhi, ha un anno in più di loro, insomma, ogni tanto, e tra l'altro gioca spesso un quarto d'ora. Ma tu come te lo spieghi? Cioè, siamo duri con Chiesa immotivatamente e troppo invece beatificanti il Liz?
Io credo che il Diz, insomma, ci ridia un po' le vibes di Pogba. Cioè, noi ci ricordiamo Pogba quando arriva a 18 anni, 19, sì, se ne parla bene, ma poi entra in campo con quello che fa, ed è un po', diciamo, diventato un po' il nostro orgoglio, no? Il fenomeno mondiale che abbiamo cresciuto, no? E quindi in il Diz probabilmente rivediamo questo, rivediamo quel gioco, ovviamente il ruolo è diverso, ma rivediamo un giocatore che possa diventare epocale. Poi Pogba purtroppo ha fatto degli errori, ma comunque la sua importanza a livello internazionale l'ha avuta per molti anni, insomma. Certo, quindi quando noi vediamo il Diz, insomma, ci brillano gli occhi, anche se magari entra e fa male, però diciamo questo ha una qualità, un fisico, come ti dicevo prima, anche in Coppa Italia, dove magari si entra in un clima migliore, insomma, lo fa vedere, insomma, che salta due o tre giocatori, è qualcosa di... E quindi diciamo che per quanto possa sbagliare, e comunque ricordiamo che ha 18 anni, e questa è una... Pogba entrò in una Juventus positiva praticamente sempre, mentre invece questa è una Juventus che ha tanti problemi. Positiva non è simpatico, positiva come aggettivo, parlando di Pogba. Vabbè, diciamo, non è stata storica. Vabbè, una Juve in cui, insomma, l'andazzo era molto molto importante dal punto di vista dei risultati, quindi era magari meno difficile riuscire a mostrare le proprie qualità. E per quanto riguarda Chiesa, io l'ho già detto prima, alcune partite di Chiesa di quest'anno a livello di atteggiamento mi sono piaciute poco, ricordo soprattutto la gara contro il Frosinone. Sicuramente Chiesa è un giocatore dalla quale pretendiamo di più, perché è un giocatore che comunque ha quasi 27 anni, per quanto abbia avuto un infortunio che per un giocatore delle sue caratteristiche è, non dico devastante, ma quasi, perché è un giocatore, quando ti fai male al ginocchio e il tuo gioco è basato sugli strappi, sui cambi di passo, insomma, quella è una parte, insomma, la parte che solleciti di più, quindi ci può anche stare che abbia avuto delle problemi. Tra l'altro poi lui doveva tornare, poi si è rigonfiato di nuovo il ginocchio, quindi non è stato un recupero facile. Detto ciò, è un calciatore che sicuramente tantissime qualità, alcuni lo ritengono ancora il miglior giocatore italiano, ci può stare, forse un po' troppo individualista alle volte. E quello che dicevo prima, al di là dell'atteggiamento, magari se tatticamente può essere inserito in un ruolo che a lui più congeniale, magari può essere d'aiuto anche ai suoi compagni di reparto, perché prima mi ha fatto una domanda Virginia sulla coppia Chiesa-Vlahovic, e poi sei entrato tu. Quello che volevo dire io è che Chiesa e Vlahovic in un contesto tattico del genere forse non possono dare quello che in realtà hanno nelle loro potenzialità, ma magari schierati in maniera diversa e amalgamati in maniera diversa, sì. Però capisco che un giocatore di 27 anni possa essere maggiormente criticato, colpevolizzato rispetto a un giocatore giovane di 18 anni che, ripeto, quest'anno sia in positivo che in negativo ha fatto poco, nel senso, quindi questo, capisco il perché Chiesa sia, ma perché è il peso dell'esperienza, dell'età e anche di uno status che Chiesa è stato bravo a raggiungere. Ma è normale, poi Chiesa gioca spesso 72 minuti e il Leeds 18, quindi no, c'è anche questo. Secondo me se vedessimo 10 partite di Leeds di 75 minuti con grande, no, vedo infatti Nicola annuisce con grande discontinuità, ci diremmo dopo un po', forse mettiamolo, facciamolo subentrare. Come vedete, i temi volendo sono tanti, Allegri, ma no, io non conosco percentuali, ma io ve l'ho detto all'inizio che Allegri andrà via. E poi a me proposto in live il sondaggio relativo alla preferenza, ma non c'è preferenza, arriverà Thiago Motta, basta, punto. Poi eccolo, pensieri sulla volontà di Allegri di superare ad Alessandro il primato di Nedved. Anche qua, ragazzi, io non lo so, cioè, ma c'è il pensiero, quello diceva prima anche credo Mirko, no, vi sentivo. Non è che Allegri dica ora metto Di Sciglio per far perdere la Juve, metto quello, non lo so. Il grande desiderio di Allegri di far perdere il record a Nedved che ha vinto nella sua vita palloni d'oro, cioè, boh, io non so, io penso che lui voglia mettere qualche minuto di Alessandro. Dimmi. No, però, sì.
Non lo so, però io non concepisco come Alessandro possa fare sempre questi ingressi di 2-3 minuti. Sì, e sono sinceramente mi fa un po' rabbia, tra virgolette, ovviamente. A me ha fatto più rabbia quando ha fatto il titolare, sinceramente, posso dirti. Esatto, no. meglio due minuti che non. Io me lo ricordo contro l'Udinese, soprattutto quando poi ha avuto un giocatore che viene sempre massacrato, che si chiama Rugani, che ha sbagliato poche partite quest'anno e che magari meritava più di lui di avere possibilità. Io sono uno dei pochi che difende Rugani, ovviamente come quarta, quinta scelta, non come titolare. No, però ma quarta, quinta quest'anno lo difendiamo in tanti. Sì. No, io come Rugani devo dire che ha sbagliato veramente, sì, si ricorda giustamente il fallo contro il Villarreal, però negli ultimi anni quando è stato chiamato in causa, a parte qualche svista, non è un fenomeno, Però aspetto, nella rosa un giocatore come Rugani, secondo me ci può anche stare. No, comunque io non è che ce l'ho con Alessandro, cioè non è che lo dico per cattiveria nei confronti di Alessandro, però sono presenze di pochi minuti che secondo me sono oggettivamente votate semplicemente al raggiungimento di. Virginia, mi piace tantissimo questo, cioè la parabola di Alessandro, perché io me lo ricordo. Umanamente a me dispiace. Io quando ho visto l'intervista che ha fatto per la Lega Serie A, mi è dispiaciuto in un certo senso averne parlato male, perché è un bravo ragazzo alla fine, per due o tre anni è stato veramente uno dei migliori nel ruolo, fortissimo. Quando è arrivato, noi ricordiamo che la Juventus si diceva stesse trattando Siqueira, arriva Alessandro, 26 milioni di euro, che al tempo erano tantissimi, e era giubilo, c'era un acquisto che veramente sembrava proprio da top club. E lui per 3-4 anni ci ha dato tantissimo, poi 3 anni fa si è ritirato dal calcio e ancora non si è capito perché è continuato a giocare nella Juventus. Mister Gracchi leggermente, c'è qualcosa che gracchia già nell'audio, o ti metti o abbassi qualche volume o ti metti qualche cuffia. Io? O sei sicuro? Sei sì, perché da quando sei entrato vagamente, non mentre parli, un piccolo ritorno c'è. Allora rientro, dai. No vabbè, prova a restare, aspetta. No. Nicole, come va la connessione così e cos'ha? Mamma mia, male pure questa, io non so più che fare. Cioè, devo fare i collegamenti solo in università, lì la connessione è top, vado anche la domenica in università, non lo so. Beh. Nicole, va risolta questa cosa. Sì, ragazzi, so. Però veramente sembrano tutti i regolamenti di conti, dai. Oh, io non voglio pensare che sia così, non lo so, cioè addirittura... Spero di no. Però obiettivamente anche quando è entrato contro l'Inter, Alessandro, cioè in ultimo, io mi sono arrabbiata molto, ma non per Alessandro, perché cioè, ritengo inutile questi cambi, non lo so, ma anche il messaggio che dai alla squadra, boh. Ma infatti la bassa parmigiana perché non dovrebbe avere un buon wifi, scusami? Ma non lo so, infatti, cioè mia mamma gli fa, sei troppo lontana dal wifi, io ho detto no, perché fino a 6 mesi fa andava da Dio, è andato per anni da Dio, adesso non va più, chiamali e di che non è normale, cioè... Ma non te, non te la puoi avvicinare? È che è giù al bar il wifi, non posso andare... Ah, tu stai rubando il wifi del bar, vabbè, allora sì, è normale. Allora, domanda importantissima, Nicole, poi il tipo di quella notte... Lo abbiamo. È stata la seconda uscita, ma è finita. Ah, seconda uscita, però. Sì. Mister. Va bene adesso. Molto meglio. Mister, 8 ore fa, ti ho chiesto se per caso domani ci sei alle 2. Non mi ha risposto. Sì, non riesco a fare un'ora e mezza perché sono in viaggio, però ci sono. Ma ci sei da casa o con l'audio maledetto? No, sono in viaggio, ma mi fermo tranquillo. Riesco. Ah, okay. Vabbè, poi ne parliamo, dai. Allora, quindi scusami Nicole, chiariamo questo, cioè seconda uscita c'è stata. Sì, no, voglio precisare che il bar è mio, cioè è di mia mamma. Sì, lo so. No, perché non è che rubo la connessione a un altro bar. Però era bello immaginarti così. E comunque c'è stata la seconda serata, evidentemente non ha funzionato, evidentemente. Sì, esattamente. Vai. Purtroppo... Di cosa parliamo? No, ora di Juve. Com'è bella la costa dei trabocchi. Mister, io prima ho fatto una domanda, ma scegli tu. Allora, abbiamo parlato, prima loro hanno parlato parecchio della questione Allegri, della questione Vlahovic. Abbiamo parlato un po' di Chiesa, con un accenno del Diz. Io ho parlato dell'ultima azione. Sai, Max, di cosa non abbiamo parlato? Vai. Della vittoria di Estrosa. No, Regina, non mi devi fare nervosire.
Oggi qualche scemo mi ha taggato qualcosa, Allegri felice per la vittoria del cavallo. Io divento pazzo. Ogni volta che non vinciamo una partita e c'è Allegri felice per la vittoria del cavallo, divento pazzo. No, ma davvero? Ma voi potete immaginare quanto me ne possa fregare del cavallo questa, di Allegri? Allora, questa è una delle cose positive di quando l'anno prossimo... Finirà questo circo. No, a pesca. Ho fatto un tweet per andare a pesca un po', non sapevo. Avevo del tempo. Cosa hai fatto? Qualcuno no, ho detto che Allegri, speriamo che vinca la Coppa Italia, così esce con l'onore delle armi che se lo merita. Ci sta. No? Anche se io sai che c'è una bottiglia di vino che faccio festa appena stampo, appena... Rispetto per il nostro mister finché c'è, rispetto per il nostro mister. Infatti, io sto dicendo proprio quello, e quindi... No, non dirò gli allegriani subito, sei diventato allegriano. Sei allegriano. Mister, io ho aggiunto a tutti quegli altri temi una curiosità che da mister forse ci può aiutare a risolvere. Perché la Juve fa un tempo? Ripeto, non fa un tempo da Real Madrid, ma fa un tempo dignitoso con la Fiorentina il primo, col Toro il primo. Però attenzione mister, ti anticipo già, con la Lazio di Coppa il secondo, col Genoa il secondo, altre volte il primo... Ma lo dicevo prima a loro, a volte dico la squadra non è brillante ma è viva, crea occasioni e rischia poco. Toro, Fiorentina, secondo tempo col Genoa, cioè, hai provato. Poi ci sono dei tempi ragazzi che veramente vediamo delle cose, boh, io non so, pure ieri sì c'è quell'iniziativa di Eldiz nel io secondo, penso che loro, cioè, secondo me loro non si allenano con l'intensità dovuta, quindi anche tu dici come diceva Michael, loro sanno di avere energia, come dire, non illimitata e talvolta... Beh, partiamo da un presupposto. L'allenatore è uno dichiarato da lui che ti dice che durante la partita è fatta di più partite. C'è quella dove devi gestire, c'è quella dove devi difenderti e c'è quella dove devi provare a vincere. E quindi è un'idea che c'ha lui, no? Questa, lo dice lui e non è che lo dico io. E quindi questa squadra qua è secondo me molto figlia del suo allenatore nel modo di interpretare le partite. Mamma mia, che mi avete ricordato, aspetta, cosa mi hanno ricordato? Il cavallo, ragazzi, non mi parlate mai più del cavallo di Allegri, del fantacalcio. Ieri quell'infame di Matt Pasquini mi diceva meglio che Vlahovic abbia sbagliato, per voleva provocarmi, mi stava dando, perché al fantacalcio lo faceva per fare l'imbecille. Così e no, ecco, per parlare Vlahovic, di fantacalcio del... Volevo sapere uno il discorso, perché le due ragazze che io gli voglio bene, ma sono tutte e due innamorate di Vlahovic e quindi non fanno tanto testo. Non fanno tanto permetti, testo. Sono due critiche, sono due critiche. Innamorate di Vlahovic. Ma l'abbiamo criticato, mister. Abbiamo criticato duramente. No. Ok. Non vi ho sentito. Adesso stavo scherzando, chiaramente. No, quello che voglio chiedere a Michael e a Massimo, ma anche a voi, ma non è che Vlahovic, prima io stesso ho sempre parlato di errori di gioventù, ma non è che sarà così per tutta la carriera, dove ci si deve abituare a un giocatore che fa grandi gol e sbaglia gol impossibili. Perché incominciano a diventare tanti gol che lui sbaglia. Io l'ho detto prima, l'anno prossimo sarà l'anno in cui non avrà più alibi, anche perché è un giocatore a 24 anni, non è giovane. L'anno prossimo ne compierà 25, è un giocatore dalle potenzialità clamorose, e magari può essere anche sfruttato meglio a livello tattico, cioè non si può dire, però secondo me, ecco, dall'anno prossimo... Io ho già detto tra l'altro che una delle cose che mi fa più nervosire di Vlahovic non è neanche il fatto che sbagli dei gol, ma il fatto che si faccia ammonire di continuo, perché poi magari si fa squalificare, lui non fa un calcio aggressivo, dovrebbe avere zero ammonizioni e arriva ad averne 10 a stagione, non ha senso. L'ho sentito mister, purtroppo scusami ti avevo mutato perché c'hai sempre un piccolo ma ancora? Prima non ce l'avevi più. Ora sì, prima non ce l'avevi più, fino a 2 minuti fa non c'era più. Che è il nostro ritorno, secondo me con le cuffie si sistema. No, io non ce l'ho con le cuffie. Io non ho le cuffie. No, lei dice con le cuffie si sistema. Ah, allora aspetta, provo a entrare in un altro vediamo modo. Io dicevo questa, me l'ho scordato prima. Provo a entrare finale in un altro modo. Mister, fai come ti pare, ma facci parlare, facci campare. Maru dice 2.0 quella. No, esatto. Cioè, tu stai per riprendere gol con uno che ti salta in testa al 93esimo, 90 quello che era ieri, non lo so,
sì. Ma a 3 metri dalla porta, in un tempo in cui non fai niente per fare gol, niente per... E con un attaccante a difendere, perché se a Roma c'era Seculo, ieri c'era O'Ken o Ealing, adesso non so no, chi era il... mi pare fosse Ealing. No, ma dico, ma l'avete visto da quanto sbaglia quello là? Cioè, quello che gol sbaglia? Ragazzi. Mamma mia. Nicole con un wifi... No, ragazzi, veramente. Straziante, io non ne posso più. Peggio della Siamo Juve. Nicole, che dobbiamo fare? Dici, dobbiamo farti arrivare un pacchetto wifi. Facci capire qual è che deve fare Juventus per te. Niente, se n'è andata. Così forse non sparisce. Deve fare, toglierti dal palco. Ecco, è tornato. Nicole, è uno strazio così. Mister, stavi dicendo qualcosa. Adesso mi sentite bene? Sì, ma tanto duri 2 minuti, quindi vai tranquillo. No, adesso duro. Tra l'audio di Mister Gatt e la mia connessione. Vabbè. Allora, ti dicevo che secondo me no. Volevo capire cosa ne pensate anche voi di questo fatto. Rimarrà tutta la carriera un giocatore di grandi potenzialità, grandi gol e poi errori imperdonabili, tipo quello a San Siro contro l'Inter sullo 0-0, tipo quelli di ieri, tipo altri errori e poi magari invece grandi gol come quello con la Lazio. Nicole diceva questo prima, sentivo, diceva fai gol difficili, a volte quelli facili pensa troppo, non è quello che ti dà la stoccata sotto porta. Sì. Alla Trezeguet, per capirci, alla Inzaghi, alla... Quindi cosa ne pensate? Rispondetemi, ho fatto una domanda. Ma non stai calmo. Poi la domanda l'hai fatta solo agli uomini, perché hai detto le donne non devono parlare. Perché infatti, noi siamo innamorate. Esatto, no, capito, le donne che sono là. Che... Io ho risposto. No, io non lo so, io dico una cosa. Come dice Angelini, Massimo non si espone, esatto. E quindi Nicole e... Virgi, io dico, aspetta, vai. Allora aspetta, arrivo da Nicola. Io penso una cosa, mister. Dicevo prima che secondo me noi non ci facciamo caso di quanti grandi attaccanti sbaglino dei gol semplici, però devo anche dire che nella Juve lo noti di più, perché nelle 3-4 occasioni che ha la squadra a partita, un paio di capitano a Vlahovic, spesso nei momenti, devo dire, è un caso, anche piuttosto importanti, l'abbiamo detto Inter-Napoli ieri o altri che magari veramente cambiano poi la partita. E forse è vero, ha ragione Nicole, Vlahovic non è freddo. E mi collego al discorso di Michael. Cioè, questo discorso lui lo dice delle ammonizioni in generale, di questo nervosismo, che è un po' emotivo, no? Senza voler fare chissà che psicologi, niente. Cioè, è uno che la sente molto. Anche nel bene, a volte senti dover trascinare la squadra. Mister, quindi secondo me la mia risposta è che in parte è come dici tu. Cioè, in parte la sua caratteristica, secondo me, non sarà mai la freddezza totale. Però ragazzi, è uno che nella stagione buona può farti 25 gol all'anno. E allora, io non so, in quel caso, mister, potremmo dire sì, però ha sbagliato dei gol sotto porta? Non lo so, questo lo chiedo più a te. Cioè tu, mister, se centravanti fa 25 gol all'anno. No, per carità. Allora, tutti i grandi attaccanti, adesso... Io guardo la Roma. Due in voga sono Vinicius e Holland. Diciamo che tutti i grandi attaccanti sbagliano anche dei gol, questo è sicuro, perché quando ne produci tanti qualcuno lo sbagli, perché quando te li conquisti. Però è anche vero che lui ne sbaglia di alcuni che sono veramente, veramente troppo. Però mister, ma ci si può aspettare da un attaccante che abbia il 100% di realizzazione? Perché effettivamente ieri lui di palle in area buone ha avuto quelle due, quella che è finita sul palo e quello che ha sbagliato poi, cioè ha sbagliato. Non è andata, non l'ha sbagliato. Una parata, c'è stata anche una bella parata, forse ragione, anche un po' fortunosa, di Milinkovic-Savic. Forse io gli critico più nel secondo tempo, quando invece di servire Chiesa è andato a provare quel tiro che non poteva avere esito positivo. Come a Napoli, cioè, per esempio, il palo è una sua grandissima giocata da grande attaccante, gli altri due sono gol sbagliati. Lui lì, tra l'altro, era pure uscito molto bene, perché poi lui è consapevole, la cosa che possiamo vedere come positiva è che lui è consapevole dei suoi limiti, lui l'ha detto nell'intervista, infatti mi era piaciuta quella sua uscita, ho sbagliato, sono andato distinto, l'ho tirata, la volevo tirare in un certo modo, l'ho sbagliato, ma so che per diventare un certo tipo di attaccante certi gol non li devo sbagliare, evidentemente ci vorrà ancora un po' di tempo, e noi speriamo che comunque questa crescita, se ce la deve avere, ce l'abbia la Juve. Sì, ma però, secondo me però il primo gol di ieri
non l'ho rivisto. No, perché anche col suo piede buono. No, l'ho visto. Lì devi spaccare la porta. Secondo me il processo di maturazione consiste anche nell'essere più freddo davanti, cioè in certe partite, quando magari il gol scotta, ecco. Secondo me quindi questa cosa è migliorabile, magari sì, non sarà, non lo so, migliorabile al 100%, però io già dall'anno scorso, okay, in cui forse era poco giudicabile per via dei problemi fisici, però ho fatto un salto enorme. Quindi io userei un altro anno per vedere ancora un'ulteriore crescita in questo. Però ragazzi, vedi, l'anno prossimo non avrà alibi. L'anno prossimo non avrà più alibi, no, ragazzi. Però ragazzi, no, vedi, c'è, cioè, Alechine, tu come Pigi e altri. Cioè noi, io ho sentito la prima ora, sono stati 50 minuti su Massimiliano Allegri. Poi uno parla del centravanti, che come Allegri, diciamo, guadagna 7-8 milioni. Lo stesso identico discorso vale per Vlahovic, che hai pagato 90 e te riguadagna dall'anno prossimo 12 all'anno. E non si può parlare. Perché? Perché parlare degli, errori di un centravanti vuol dire per lui creare un alibi al gioco. Cioè che in un'ora e venti si parli tantissimo di Allegri, del gioco stilico, che mezza partita la regali, ogni mille cose non basta. Non si deve parlare di Pauce, non si deve parlare di Chiesa, non si deve parlare solo di Allegri. No, questo io continuo. Io di Chiesa invece io parlerei, nel senso che, a parte che Chiesa, ve lo, Massimo, ricordi che la Juventus... Sì, spera di venderlo. Ma Chiesa? Chiesa, la Juventus, se arriva un'offerta mezza lo via. Perché non ha contratto, assicurare. Credo per questo, non perché no. No, guarda, alla Juventus non c'è nessuno che stravede per Chiesa, ricordo. C'è un assedio della Roma, ragazzi. Vabbè, vai. Avete visto l'errore di Huijsen in occasione del gol dell'1-0? Ha sbagliato lui, ho visto uno da solo e no, errore clamoroso, cioè si è messo a palleggiare di testa a centrocampo, perso palla. Intanto, come dicevano in chat, alle Leverkusen è cominciata la festa. So che non... No, non c'è Beh, bello però. No, perché la sto guardando sotto in superpressione, non per altro. No, no, è una bella storia quella, poi con un grandissimo nuovo allenatore, ragazzi, nuovo nel senso emergente, che è Xavi Alonso. Speriamo che vinca anche la Coppa l'Europa League. Invece no, ma prima dicevo che 89 sono vecchio, io già cioè, non sono vissuto come giocatore, adesso lo vivo certo. Come allenatore, capite che è un trauma. Gol di Lukaku. E gli hai visto vincere, a Xavi Alonso una Champions League epica. Me la ricordo. In cui eliminarono anche noi, tra l'altro, Ragazzi, c'è solo la Roma purtroppo in campo, temo che la Roma vinca anche oggi. Vincerà. Comunque, Max, posso dire, cioè anche ora nei commenti ho letto allora buttiamo merda anche su Huijsen. No? Non è che se uno critica un errore, cioè fa notare un errore di un giocatore, allora lo sta declassando a pippa clamorosa. Cioè, ha fatto una cagata, ragazzi. Cioè, uno che perde quel pallone lì a centrocampo, come la vuoi definire? Una pagina? Io su Huijsen vorrei puntare, cioè, però ho sentito anche, ho letto una delle puntate di... Ho letto di Luca che ha detto che forse potrebbe essere messo sul mercato. Viene messo sul mercato. A me piacerebbe, sinceramente, perché secondo me è un giocatore su cui si potrebbe puntare. Certo che sì. Io spero che non lo diano via, perché sarebbe assurdo dare via. Anche io spero. È così forte. Sarebbe. Ma mister, se arriva Calafiori, sono entrambi mancini. Vabbè, oh. Calafiori ha cosa, 3 o 4 anni in più di... No, sì, ma infatti io non facevo un paragone, però dico, questo acquisto di Calafiori mi fa un po'... Ragazzi, Old Nub Cake mi riprende zampinianamente, dice, sti cazzi, e la Roma, mister Gatta, stava parlando di Chiesa. Dai, allora, Chiesa, vabbè, te lo dico che non... Se viene messo sul mercato non ti stupire, a prescindere dal contratto. Però ti dico anche una cosa che io trovo assurdo, che anche ieri Chiesa venga sostituito. Perché due azioni belle della Juventus del primo tempo, la palla che dà a Vlahovic e la palla di quel gran tiro di Locatelli, grande conclusione, cattiva, da dentro l'area, quella che è caduto prima di calciare Locatelli, vengono da azioni di Chiesa e comunque ti dà sempre una speranza. Io veramente mi chiedo perché non si possa mai vedere Chiesa, Vlahovic e Yıldız giocare mezz'ora tutti e tre, ma per quale motivo? Cioè, ma lo fanno tutte le squadre del mondo, noi esce l'attaccante, entra l'attaccante, esce l'esterno,
Boh, io non lo so perché Allegri è diventato così, perché non era così. Allegri non era così. Il discorso tuo, sì, mister, quello che ho detto prima, mister, quello che ho detto prima all'inizio della live, non l'ho sentito. Dicendo una cosa forte, io ho detto Allegri è diventato Adani, ma perché? Perché lui, adesso così rifaccio il discorso, faccio il ragionamento, quando va via dopo il primo quinquennio, il suo lascito è che il calcio è semplice, il calcio non ha bisogno di schemi, ti devi adattare ai giocatori, li devi lasciare liberi, mentre invece l'Allegri dell'Allegri bis è un talebano, come dice anche Alessio Pipicello, c'è un modulo e un giocatore, al di là delle sue caratteristiche, deve entrare in quel modulo. E quindi è praticamente diventato un teorico, quello che non sarebbe mai voluto diventare, in nome della sua battaglia ideologica. Per questo dico è una Dani all'incontrario. Ha una teoria completamente diversa, inversa a quella di Adani, ma pur sempre una teoria. Quello è il discorso che ho fatto prima. C'è un discorso magari un po'... Mister, ti ha convinto? Mi hai convinto, cioè... Non so dirti se mi ha convinto, nel senso che... Cioè è diventato un talebano dall'altra parte rispetto ad Adani, cioè il calcio semplice, sì, ruolo per ruolo, tutto. Io sono... Allora, con Michael sono d'accordo su una cosa, che mi dà l'impressione che questa querelle infinita con Adani e con Cassano, lui comunque lo condizioni. Sì, sì. Cioè, mi dà l'impressione che comunque sembra che voglia dimostrare il contrario di quello... Per il è una quale serie, ragazzi, la Roma. Ma tu non puoi o guardi la partita o stai di qua. Cioè, allora me la però ragazzi, conta la Roma. La Roma è conta. Cioè... Allora guardo anch'io. Conta, purtroppo, però così non la si può tenere per mezz'ora così sull'uno pari. È impossibile. Cioè, c'è la protesta del Mr. Gatt, Max, che è andato, è andato così. Sì, sì, sì. Ah, adesso guardo anch'io la partita, sennò sembra che sono... Io tutto serio, impostato, non guardo la partita, ma guardi te, sei lì stravaccato che la guardi, allora guardo anch'io. No, ha ragione Alechine, mi stai nervosendo l'Udinese, dai ragazzi, veglia un po' però. Ma l'Udinese si sta giocando qualcosa o no ragazzi? La salvezza? Sì, sì, sì. E allora è nel mischione. Ragazzi, la Roma sta bene, purtroppo, fisicamente pure. Sì. Ecco, la Roma è la dimostrazione... Non capisco. La Roma è la dimostrazione che l'allenatore conta ancora nel calcio. Sì. Con Tutankhamon non sarebbero questi, sicuramente. Per fortuna hanno cambiato un po' tardi. Tutankhamon. E parliamone. Poi tanto l'ha finito in Egitto. L'ha finito in Egitto a fare tre partite. Guarda Fabio. Guarda Fabio che veramente mi fa sbroccare. Speriamo che il Bologna rallenti come sta facendo nelle ultime due, altrimenti Ciccetto, io dal panettiere non vado da non so quanti anni. Goal. dimmi quante possibilità ci sono che arrivi la quinta, tante, no? Voi che guardate sì Italia e Germania si stanno involando. Ma scusa Michael, direi che è certo oppure no, cosa deve accadere perché non ma c'è. Non lo so, io farsi una foto con Dybala non ci credo. Uno ha fatto invasione per farsi una foto con Dybala, non ci credo davvero. Sì è vero, ma non sono un super esperto, ma ho letto che veramente manca pochissimo, quindi dovrebbe essere una formalità sia per noi che per la Germania, però sarete, cioè non so cosa, dipende anche dai prossimi risultati di Champions Europa League a quanto pare. L'Italia comunque rischia di portare due semifinaliste in Europa League, io credo che il conteggio sia lo stesso, quindi dal punto di vista del appunto io direi che sono due sicure, togliamo pure la Fiorentina che però passerà, credo due semifinaliste in Europa League, se già primo nettamente. Poi il fatto che l'Atalanta possa eliminare un inglese fa tanto. Potrebbe essere eliminato dal Bayer Leverkusen e vediamo l'Atalanta. Ma se vince West Ham esce Leverkusen. Sì, ma c'è anche Arsenal Bayern, quindi insomma sono un po' dei... appunto dico, inglesi, tedeschi, un po' si faranno fuori a vicenda. Boh. Certo. Non lo so. Sì, appunto, ragazzi, io considero la quinta. Spero.
Comunque c'è Red Rock che ci scrive che la prossima c'è anche Roma-Bologna, la prossima giornata di campionato. Sì, esatto, poi credo sia anche Atalanta-Roma, però sai, se noi non facciamo mai... Sì, però c'è anche il Cagliari-Juventus, che poi... Sì, brutta. Vediamo come stiamo giocando questa, non è che la... E poi c'è Juve-Milan e poi c'è Roma-Juve. No, cioè, le prossime tre... Cagliari-Juventus, Cagliari, ragazzi, cioè le squadre che si giocano alla salvezza nelle ultime giornate buttano... Il cuore dell'ostacolo, la nostra qualificazione secondo me passa da Cagliari e dalla partita in casa con la Salernitana. Chi è che si è fatto male? Monza, no? Ma io mi auguro Monza, no. Se non vogliono farci le coronarie a tutti, cioè nel senso le questioni siano già decise. È la giornata del grande tributo, cioè quando ci sarà il giro di campo dell'allenatore che saluterà tutti. Sì. I bambini Zampini ubriachi già domenica pomeriggio, il secondo posto, cioè la Juve non fa un punto da 8 mesi, il secondo posto, non so come ci si possa pensare veramente. Quanto ci abbiamo però se avessi vinto ieri avvicinavi il Milan, perché il Milan fermandosi a Sassuolo ora ce l'hai a -6. Beh, però lo sai che è finita la partita di ieri e non l'abbiamo vinta, lo sai, no? C'è un dato acquisito. Il secondo posto è visto solo in chiave Supercoppa, che però potremmo raggiungere anche andando in finale di Coppa Italia. Quindi a quel punto, una volta che raggiungi la finale di Coppa Italia, se la raggiungi sei in Supercoppa, e anche se non arrivi secondo non succede niente. La Roma adesso a Bologna, Napoli. Ragazzi, Napoli lo batte. Può battere anche il Bologna, però appunto a quel punto si ferma il Bologna, che comunque sta ancora 4 punti sotto. Però al Bologna dopo la gara di giovedì, giovedì secondo me spenderanno tanto. Chi è che si è fatto male della Roma? Forse Indica, non lo so. Potrebbe essere. Mi sembra di sì. Sì, Indica, per infortunio. Gara momentaneamente sospesa, è la telecronaca di DAZN. Sì, ma si è fatto qualcosa di grave? Lo stanno portando via in barella. Vedo che sono tutti là intorno, io non ho visto. Ha avuto tipo un qualcosa nella respirazione? Ah sì? No. Sono tutti in campo. Sto aspettando il replay. Non ho visto nulla, sono tutti in campo, giocatori, staff, medico, tutti in campo. Continuano a giocare tranquillamente perché entra non so chi. Arresto cardiaco, stanno scrivendo. No, fatto col dito che arresto cardiaco, non avrebbero sospeso la partita. Sì, cioè. Pollice alto. Ha fatto pollice in su mentre usciva. Meno male. Meno male, mamma mia. Okay. Che spavento. Ma ieri, ragazzi, poi ieri sai quando si sono preoccupati tutti, l'ho visto anche io. Ieri il post presentazione a Pescara, post derby. Eravamo a vedere Bologna-Monza su un telefonino pregando che il Bologna non segnasse col Monza per far capire lo stato che ci siamo ridotti, ragazzi. Altro Udinese-Roma qua da casa. Vai retto alle, che armi. Ah, si è accasciato da solo, brutto, ragazzi. Dolore al torace. Mamma ragazzi, mia. Tutti dicono pollice alto, quindi speriamo comunque bene. Sì, è uscito, ha tirato sul pollice mentre passava vicino alla telecamera. Poi se stanno giocando è perché evidentemente la situazione per fortuna è rientrata. Non stanno giocando però, ragazzi. No, la partita è ferma. Stanno parlando con gli arbitri, con l'arbitro. Che succede, ragazzi? Qualcuno ce lo racconta, che succede? Vedo un attimo il volume e sento cosa stanno dicendo. Sì, va bene. No, ovviamente, ragazzi, speriamo bene. Non avevo visto che infortunio fosse. Però vedo che sono fermati, l'arbitro dice allora, a posto? Chiede a De Rossi. E lui dice, per loro si può ricominciare. Chiedono ai romanisti se vogliono giocare o no, mi sa. No, sta dicendo per ripartire lo staff, cioè vogliono avere la certezza che Indica stia bene. Stanno aspettando la certezza che Indica stia bene. Ah, ok. Vabbè, sicuramente è una roba che insomma un po' interessa quell'area, se si è avuto un dolore al torace. Brutto, ragazzi. 2 minuti sta dicendo. Ma è giusto che prendano tutto il tempo, ragazzi. Beh, certo. Sì. L'arbitro ha concesso 2 minuti a De Rossi per andare nello spogliatoio e sentire come sia il giocatore. Situazioni che ti prendono a livello di testa, cioè se tu sai che c'è un tuo compagno in quelle condizioni non ce la fai a continuare a giocare. Anche se in piedi, però tu sei preoccupato, ma giustamente, insomma.
Sì, oggi vabbè, è ragazzi, particolarmente... speriamo, se c'è qualche notizia ve lo diciamo, ovviamente, però non c'è nessuna notizia. Stanno aspettando la certezza che sia bene, però brutta come cosa, ragazzi, brutta. Oggi faceva particolarmente caldo. Mister, tornando un attimo a noi, vediamo quando avremo notizie. Ma mi sente il mister? Io sì. Ah, che ne so, parli sopra. Dico, fai come ti pare. Allora, se mi senti, fai come ti pare. Va bene. No, no, mister, scherzi a parte. Io prima già mi sono lamentato, ma domani alle 2 te lo richiedo. Domani alle 2 riparto tutte queste domande. Ma l'ultima azione, mister. No, voglio tutti i commenti. L'ultima azione, sono impazzito. Aspetta, vai, sono impazzito. Vai. L'ultima azione, e sono impazzito anche l'ultima azione del primo tempo, quel fallo laterale. Quello, bravo, l'ho detto prima. Non siamo riusciti a mettere la palla in mezzo in 2 minuti. No, non è la prima volta, Massimo. No, non è la prima. Siamo lì. Noi, sai cos'è il brutto della Juventus? Che quando tu vedi giocare la Juventus non capisci mai che tu arrivi in qualunque momento alla partita, non sai se sta vincendo, perdendo, pareggiando, giocano sempre allo stesso ritmo. Perché le squadre, vedi che quando vanno in svantaggio, vanno all'arrembaggio, che lei è sempre molto stesso modo di giocare. Poi è chiaro che ieri contro il Torino la Juventus si è accontentata del pareggio, perché sennò fai qualcosa in più, anche proprio a livello tattico, Massimo. Alla fine, secondo me, la Juve gli ultimi minuti li ha giocati pensando non devo prendere il gol di Marusic, ma l'hanno preso praticamente. Sì, te lo ricorderai. L'hai ripreso uguale. Ma è giusto detto anche per... Bella l'idea di nuovo di mettere Alessandro, che ti cambia la partita. Io veramente no, questo io Rob te lo dico da una vita, assolutamente no. Qua c'è una mentalità Juve completamente. La domanda di Rob è: sicuri che cambiando Allegri abbiamo risolto 100%? No, io non solo non sono sicuro, sono assolutamente sicuro di no. Questo ve lo continuo a dire. La società deve assestarsi, la rosa, il carattere, i giocatori, la mentalità, la continuità, il mercato, cioè c'è tutto da migliorare, tutto. Però uno dice intanto immagini un quarto, quinto anno di Allegri, c'è l'energia? No, quindi al di là di essere Allegri o non Allegriani, dovrebbero ripartire, sembra di sì. No, magari deve avere un allenatore più adatto al contesto attuale, semplicemente. Ha detto De Rossi che sta bene, entra Mancini al posto di Indica. Ottimo, ottimo. Quindi la gara dovrebbe ripartire. Cioff mi sembra disponibile a tutti, ovviamente sono tutti molto tranquilli, devo dire, anche l'arbitro mi sembra un clima molto tutti collaborativi, però vabbè, comunque insomma, no, diciamo l'ultimo, però mister, l'ultima azione è un po' diversa, cioè l'ultima azione sono proprio una serie di scelte sbagliate, no, è proprio questo, non è solo, possiamo anche dire che sono due, ormai è un buon periodo che Rabiot non sta performando come ci aveva abituati, cioè non per criticare i giochi, però per me è tutta la stagione. Ci fanno i complimenti per il ritmo di questa live che va a 2 all'ora, non riuscendo a portare avanti in live. Ma fa caldo, fa caldo anche dovunque. Siamo condizionati da quello che sta succedendo a Udine, ci siamo spaventati. Comunque non riprendono ancora. Sta chiamando i capitani, sì. Ragazzi, la commentiamo perché interessa anche noi juventini, al di là del fatto, sperando che indicati bene, che la prima cosa comunque la Roma, certo, sta giocando a Udine con le seconde fasce, cioè, sì. Che Mancini fuori, sta dominando tra l'altro nel secondo tempo, mi sa il primo, mi sa il secondo, c'è tanti titolarissimi che sono, parlano tutti con la bocca così, sia Ciotti che sì. Stai sentendo qualcosa tu, Virgi? No, sto vedendo tutti che hanno una mano davanti alla bocca. No, quello sì, pure noi chiedevo, diciamo, c'è il commento a bordo campo, stanno dicendo che non riescono ad avere grosse notizie oltre il fatto che stanno discutendo e che c'è grande disponibilità da parte di tutti a prendere decisioni, insomma, quando certo la Roma, ragazzi, ora parte, ripeto, inutile dirlo, che indica la cosa più importante, la Roma se no riprende domani a 3 giorni da Roma-Milan, e la settimana prossima o tra 2? No, questa. Solo 20 minuti, però poi devi tornare a Roma,
La sensazione è che De Rossi voglia interrompere. Ah, sì, allora, sito, comunque la preoccupazione resta, anche se ti dice che stai certo. Bene. Sì. Che brutta cosa, non voglio rivederlo, ma vorrei capire cosa... Qualcuno diceva prima, se no la rigiocano domani dal 72esimo, no, dite. Sì. Ripartono da dove erano. Quello sì, ma non so se domani oppure tra X... Bene, nel caso sarebbero comunque solo 18 minuti, questo va detto. È vero che sì, resti però... lì a Udine. Esatto, e questo è il tema, l'allenamento cambia, il ritorno domani sera. Magari devi farla domani pomeriggio, ecco, tornare a Roma in serata, e allora un po' tranquillamente. Sta parlando con la squadra, non so. Giocheranno a fine campionato, insomma. Stanno ragionando di sospensione della partita in questo momento. Hanno chiesto a Marelli che cosa succede nel caso in cui si prenda questa decisione. Dice ovviamente la partita viene interrotta sull'1-1 al minuto 72, che è il minuto poi quello in cui c'è stato insomma, il malore, e poi si rigiocherà appena ci sarà una data disponibile, quei 20 minuti di partita che sono rimanenti. È successo anche in Serie C, non per un motivo molto meno grave, per pioggia, era successo anche in Serie C, una partita della Lucchese, che semplicemente hanno ghiacciato il risultato e l'hanno poi giocata più avanti. Certo. Ma addirittura, ragazzi, questo ha detto l'arbitro, cioè se succede l'irreparabile, ragazzi. Oddio. Vediamo che non sia così, ma spero... No, Fistini, stiamo commentando Udinese-Roma e... eravamo distratti e a un certo punto abbiamo visto la partita sospesa perché Ndicka, il giocatore della Roma, ha avuto un problema fisico e non sappiamo bene esattamente quale sia, però che sia al cuore o qualcosa del genere, insomma, mi allegro. Tutt'altro, stiamo cercando garanzie. Sì, hanno già dato finale, Udinese-Roma 1-1, vuol dire che l'hanno sospesa. Cioè, finale nel senso che sì, domani che andrà difesa. Verrà recuperato. Sì. Stanno annunciando, sì, sì. Sì, l'arbitro, via, negli spogliatoi. Partita sospesa ufficialmente. Oggi però dice ho sentito cosa si dicesse e sembra più una destabilizzazione psicologica dei giocatori una cosa collegata allo stato effettivo del giocatore, quindi quello per adesso non si sa più di tanto. De Rossi prima è uscito, diceva che stesse bene, quindi speriamo insomma che sia aver letto bene il labiale. Meglio una prudenza in più che un esatto. Speriamo bene. De Rossi. Brutto. Salutano, vediamo quando riprendono. E vabbè, tanto speriamo che Ndicka stia bene. Parlando di calcio, speriamo non riprendano troppo in là, perché poi veramente questi asterischi, queste cose non sono il massimo. Comunque è sospesa, quindi paradossalmente potrebbero anche ricominciarla fra un'ora, per dire. Credo. Ma vediamo, che io so, credo oggi di no. Infatti, Acciaio dice questo: dice, ma scusa, con l'India no, oggi ormai non mezzo. Prendono più. Sta andando via la gente allo stadio. Cioè, ricordo che fu ripresa, è vero che era una situazione diversa, però fu ripresa anche Danimarca, Finlandia. Pellegrini sta parlando con i tifosi. Sì, stanno spiegando, stanno aspettando anche di fare domani un annuncio allo stadio. Se si gioca domani è la cosa più logica, se sta bene ovviamente il ragazzo. E portarla avanti, che dobbiamo fare? Priorità alla salute, ragazzi. Devono trovare la data, lo so. Sì, qualcuno dice il capitano che va a spiegare la curva. Sapete che ci sono quelle dinamiche che da un lato noi potremmo dire vabbè non c'è niente di male, spero. Dall'altro è vero che ai tempi nostri ci hanno detto voi dovete avere zero rapporti con i tifosi, la tifosi organizzata, non dovete, sembrava il male così. Poi a un certo punto abbiamo visto che alcuni danno lezioni in stile, agli altri va spiegato quello, però in un caso del genere estremo. Ma poi qui bisogna capire se rifaranno direttamente la partita solo 18 minuti, perché 18 minuti, quello ormai è così sempre 18 minuti. No, ma c'è stato un caso simile quest'anno in Premier League, Luton Bournemouth, che un giocatore del Luton ha avuto un malore, erano 1-1 e poi hanno deciso di rigiocarla completamente, quindi però non ha nessun senso. No, giocano solo quella parte lì che manca, però insomma c'è questo precedente in questa stagione in Premier League, questo dico. Parlavamo di Rabiot prima di
Sì, il mister diceva, tornando all'ultima azione, diceva, ragazzi, l'ultima azione è emblematica di un periodo non felice di Rabiot, diceva il mister, no? No, ma non si può non tirare, dai, un centrocampista arriva ai 16 metri, mancano 5 secondi dalla fine della partita, come fa a non tirare? Cioè, ha avuto la porta spalancata lì. Ma qua c'era anche Ildiz, anche Ildiz che stava attaccando lo spazio. Quindi... Che reclamava la palla, tra l'altro. Lui aveva anche quella soluzione lì. Sì. Sì, però devi tirare, Michael, dai, cioè 16 metri devi tirare. Io penso comunque posso dire che anche per quello che ha fatto vedere quest'anno, che per me non è assolutamente all'altezza di quello che ci ha fatto vedere l'anno scorso, ma mi è sembrato di rivedere il giocatore dei due anni precedenti, insomma la scorsa stagione, se non si rinnovasse il contratto non è che mi strapperei i capelli. Lui ha già fatto un rinnovo abbastanza strano, quello di quest'anno, che in realtà secondo me era più votata a un'eventuale voglia di vincere lo scudetto che alla Champions, come aveva detto, perché secondo me l'idea era quella di provarci. Devo dire che fino a febbraio aveva pure ragione, però anch'io penso che è un giocatore comunque che va per i 29 anni, che chiede tanto, secondo me, e soprattutto è legato anche a questa Juve che sta finendo, ecco, quindi nel senso anche per me non ci sarebbe nulla di male se dovessimo salutarci. Non... L'importante sarà riuscire a trovare dei centrocampisti e cercare di ridare un po' di linfa a questo reparto che da anni che non riesce proprio a decollare. Sì, io penso che quest'anno la Juve abbia veramente ragionato con gli obiettivi di vincere così, ma la verità è che hanno pensato quest'anno torniamo in Champions. E allora per loro la sicurezza era, non cambiamo allenatore anche per il discorso economico, e lui di solito in Champions ti porta. No, lui sempre. Ti dà sicurezza in un anno strano di centrocampo. No, Michael, è così, no? No, lui sempre, no? Io penso che Allegri sia rimasto proprio per quello, perché possiamo dire... Ma anche Rabiot, quel rinnovo che tu dici strano, mi è sembrato dire mettiamo delle certezze in un anno strano o no, non so. Forse sì, perché ci sono stati, no, dei nomi, è stato tirato fuori il nome di Milinkovic, di Kessié. Forse avendo visto che tanti giocatori di una certa esperienza, di un certo calibro, erano irraggiungibili, è che lui è stato rinnovato prima, quindi. Però probabilmente... Ma voi Luis Alberto non lo prendereste? Ieri lo prenderei. Ma tutta la Lazio prendiamo? No, per me Luis Alberto, Luis Alberto prende la cattedra e insegna ai nostri centrocampisti a fare... Però a molto fare... Io tra i tre prenderei lui, cioè non perché Felipe Anderson è un giocatore scarso, per carità, però tra i tre laziali, cioè Luis Alberto è quello che oggettivamente ti può veramente cambiare la faccia del reparto. Non è che Felipe Anderson in realtà è più un attaccante, per carità, però... Infatti, sì, nuova, ragazzi. Operazione Pirlo, nuova operazione Pirlo, come scrive. Io vi dico a grande, no, sì, magari. È discontinuo, Luis Alberto, classe infinita, ma anche i tifosi della Lazio a volte pensano. Però Max, cosa dicevamo di Mkhitaryan prima che andasse all'Inter? Nel senso, sono quei giocatori che li metti poi magari in un contesto diverso e rinascono, cioè possono avere ancora... L'Inter attuale è un contesto più facile. La Juve attuale... Questo è vero. Però avrebbe anche responsabilità diverse, entrerebbe... Non so, per me è un giocatore che se c'è la possibilità di prenderlo a zero, un tentativo per me dovere di farlo. Ma no, lì la situazione è un po' diversa perché lui vorrebbe rescindere, ma Lotito gli concederà questo piacere perché se ne è presa abbastanza male, quindi da questo punto di vista la vedo dura. Infatti giustamente dicono Felipe Anderson a zero, Luis Alberto no. Ecco. No, qualcuno dice, Luis Alberto, quello diceva Virginia, no, da noi non ha questa tecnica in ottima, ma questo è ovvio. Però io dico, se devi ripartire con un nuovo progetto, ora, se mi dicono appunto, a zero, tranquillo, non va a togliere il posto in rosa, cioè è chiaro che se mi aggiunge questa rosa dal nulla Luis Alberto mi aiuta. Io quando penso a una Juve nuova, però insomma non la penso esattamente con l'uomo di maggior classe in assoluto, un po' discontinuo, un po' così come Luis Alberto, non lo so. Poi certo, se restiamo con questi preferisco lui,
certo. C'è anche Fagioli che torna, speriamo. Non lo so, non so cosa dirvi. Quanti anni ha Luis Alberto? 30? È del 92. Lo cerco subito. 32. Ne avrà 32 a settembre. Brava Virgine, non ascoltare Zan. Ho cercato. Hai sentito i tasti? 28 no, settembre no, 1992. No, ma diceva su Luis Alberto. Allora aspetta, Luis Alberto. però Red Smoke ora è diventato Michael Jordan nei Bulls. Ora, ragazzi, Luis Alberto. Comunque, cioè... Max, non abbiamo... Vai, scusami, Niki, no, volevo fare un po' di... No, dico, divide anche nella chat, alcuni dicono che ci serve intensità, ad esempio, un giocatore come Luis Alberto forse non te la dà, cioè diciamo siamo che forse sono più i pro che i contro, ma comunque è un po' divisivo anche lui. Che dicevi, Virgi? No, che non abbiamo ancora colpevolmente parlato della next gen che ha raggiunto i playoff. Quanto ha fatto oggi? Ha vinto 2-1 col Pineto. Sapete che ero, ha giocato a Pescara alle 2... E io, da verme vero, ho preferito mangiare un bel pesce avanti al mare invece di andare a vedere i ragazzi raggiungere i playoff. Giocavano a pescare, no? Era un passo, ragazzi. Però poi alla fine la mangiatona di pesce sul mare ha prevalso, come giusto che sia. Però bravi ragazzi, raggiungono i playoff quindi? Sì, playoff ufficiali. Beh, quindi... calcolando com'era no, la stagione. Qualche mese fa quasi lottavano per la retrocessione, si parlava di play-out, mi ricordo. Hanno fatto il percorso inverso della Juve, della prima squadra. Sì. Esatto. Sì, però è stato anche il mercato che hanno fatto a gennaio, perché sì. Anche Sekulov, no? che il ragazzo che ha fatto l'esordio anche con noi, era stato mandato in prestito al Cremona. Cremona ha trovato pochissimo spazio e è tornato, ha svoltato anche lì l'attacco. E, sai, sono quelle intuizioni che a un certo punto, in un periodo di transizione, perché ora sono usciti tanti ragazzi dal settore giovanile, poi è esordito da terzino in Serie A. Sì, l'ha fatti tutti i ruoli. Ragazzi, vi devo salutare. Anch'io devo scappare. Vediamo domani, ragazzi. Chiudiamo, andiamo a chiudere, dai. Mister, lasciati un pensiero finale. Pensiero finale... Dai, siamo ottimisti per l'anno prossimo. Bello, bello, bello. Ma noi ci vediamo domani, mister, però ti ricordo. Quindi se tu sparissi 4 mesi, sì. Ma... Ciao, mister, buona serata, grazie. Ci vediamo domani alle 2. Ciao. Ciao, mister, ciao. Ragazzi. Ciao. Pensiero finale, Virgi. Pensiero finale, Virgi. Pensiero finale. Pensiero finale su cosa? Teniamo botta. Speriamo bene, forza Juve. Hai capito che live, Juventus, boss. Il miglior canale, ragazzi, hashtag. Del web. Il miglior canale del web. Andiamo fino alla fine. Juve. Fino alla fine. Il mister al 12 aprile, al 14 aprile, ci ha lasciato dicendo speriamo bene l'anno prossimo. Virginia ha detto speriamo bene, forza Juve. Nicole, che ci dici tu? Io dico, che c'è una pizza. Teniamo botta fino alla fine. Esatto. No, sì, cioè, teniamo botta partita per partita, cerchiamo di prendere questi punticini per arrivare in Champions e dai, io spero nella Coppa Italia, oltre che primo pensiero alla Champions ovviamente, però poi metti che uno sfizio lì non sarebbe male per vedere questi ragazzi finalmente agguantare uno sfizio. Più che uno spizio questa squadra. Sì. Michael, tuo pensiero finale. Guarda, io è andato via il mister, però volevo dire una cosa. Quasi un anno fa eravamo a una cena assieme con altri, no, vicino a Como, e lui mi disse, prima di questa stagione, che alla Juventus piaceva molto Thiago Motta. Quindi io penso che se la Juventus prenderà Thiago Motta, non prenderà perché è abbagliata da questa stagione, ma perché ci crede veramente. Tu devi sentire sempre lo zio Zapp. È da un bel po', che è giunto lì. Ha giunto gli piace, poi non vuol dire che non volesse Allegri. No, ma era molto prima di questa stagione. Cioè, non è che sia influenzato. No. Quindi... questo è un buon segno, ovviamente. E vai, forza Juve fino alla fine. Ma, ragazzi, tutti così. Forza Juve, Nicole, la tua cena, Nicole. Solo questo, dobbiamo chiudere con questo. È casa o no, fuori? Sono a casa, quindi devo decidere cosa cucinarmi. Ah, vabbè, no, questo ce ne frega poco. No, ci interessava se fossi andato, no. Se fossi uscita. Sono già uscita, ragazzo... basta. Come quel ragazzo della seconda uscita, niente.
No, niente, ma ho deciso io, però qualcuno me lo chiedeva, non è andata, niente, amen. Mandiamogli un saluto, che so che comunque era un tifoso bianco, ragazzi, non è che sì, sì, è un tifoso Juventino. È un tifoso bianconero, ogni tanto ci guarda, quindi gli mandiamo un grande saluto. E qua si scherza e si ride, lo sapete tutti, sì. Insomma, non c'è nulla di serio. Dai, ragazzi, un grande abbraccio. Nicole Tosi, Michael Crisci, Virginia Asia Bacci, è intervenuto Mr. Gatta e c'era prima Mirko Di Natale. Noi, ragazzi, ci vediamo oggi, era per chiacchierare un po' insieme. Facciamo un grande bocca al lupo a Ndicka della Roma, che è uscito, ragazzi, la partita è stata sospesa. Speriamo bene. Punto, nient'altro, poi vedremo quando, come e perché la recupereranno, però intanto speriamo che il ragazzo che da stasera già di avere notizie sicure e definitive. Grazie ragazzi, noi ci vediamo domani. Luca Momblano comincia alle 12 con mercato e tutto il resto, alle 13 zona, alle 14 JB, casa JB, 38 minuti, Juve Antibo, ragazzi, lunedì non vi molliamo mai. Ciao a tutti, forza Juve, ciao. Buonasera, ragazzi.